Ah, c'è il segno di, tra virgolette, non di protesta, però credo fosse il Sì, Black classico. Lives Matter, Sì, no? non sapevo si facesse No, non ancora. lo sapevo neanche io, l'ho L'ha visto fatto solo fare il adesso Liverpool. da Infatti, i Liverpool. giocatori dell'Inter batte il Liverpool il calcio d'inizio, no? Fischia l'arbitro, i giocatori dell'Inter sono pronti ad andare verso la metà campo e vedono i giocatori del Liverpool che si inginocchiano e rimangono un po' spaesati, però vabbè, è durato il tempo di un applauso, credo. Adesso la partita è iniziata da 30 secondi con il Liverpool in fase difensiva sulla destra con Alexander Arnold che prova a trovare Thiago Alcantara, ottimo il pallone sulla destra per Elliott che avanza, serve Salah, va a cercare Mané, Diogo Jota anticipato da Skriniar che spazza, la palla viene presa da Robertson, tre quarti di sinistra, arriva il cross in area di rigore, Bastoni con l'esterno sinistro mette fuori il pallone, ancora il Liverpool che parte subito forte, Alexander Arnold per Salah, lato corto dell'area, pressato da Perisic, si allarga Salah. Trova lo spazio per il sinistro, nella profondità per Mané, chiedono il fuorigioco ai giocatori dell'Inter, cross sul primo palo, c'è un fallo sul secondo palo di Robertson e quindi c'è calcio di punizione per l'Inter, subito parte fortissimo il Liverpool, c'è cioè il cross di Mané, rivediamo Diogo Jota, penso abbia trattenuto in area di rigore Dumfries che si è lamentato, l'arbitro con qualche secondo di ritardo, poi ha fischiato il calcio di punizione a favore dell'Inter, secondo minuto di gioco, Inter che batterà la punizione all'interno della propria area di rigore con De Vrij, vediamo se l'olandese si riprenderà dopo le prestazioni non convincenti dell'ultimo periodo. Bastoni, subito attaccato da Diogo Jota, allarga per Perisic, verticale a cercare Calhanoglu, la palla sbatte contro il ginocchio del turco che non riesce a controllare. Ci Fallo laterale per il Liverpool. possiamo fermare allora, dai 2 minuti, poi torniamo e ci tuffiamo in questo primo tempo, tra poco. Tuffiamoci. Cos'è successo mentre eravamo in E ha pubblicità? provato ad attaccare ancora il Liverpool. L'Inter in qualche modo è riuscita a destreggiarsi in difesa. Ora Perisic dall'altra parte prova ad andare l'uno contro uno con Alexander Arnold. Trova lo spazio per il cross. Mette fuori il Liverpool. Recupera Chala. Lancio sul secondo palo a cercare Dumfries che di testa la mette Ma al limite dell'area di no, ma cosa rigore. Poi fai? Vidal buca il pallone. Dumfries ruggisce. Conquista la palla Dumfries. Lautaro al limite dell'area di rigore. Prova al destro. Controlla Alisson. La palla esce alla sinistra del portiere del Liverpool, primo squillo dell'Inter Lautaro se non che raddrizza il lotta al piede. limite dell'area di rigore, bravissimo Dumfries che vince due contrasti insieme all'aiuto di Vidal, poi Lautaro prova il destro a giro, non era male il suo destro, Beh, Alisson controlla. non era male, no, è prima No, occasione per era l'Inter. bellissimo. Ci aveva preso subito con Lautaro, quando si mettono in testa una cosa Beh, e però è un dato di continui. fatto che non segna da un sacco di tempo, Vabbè, Ugo. cosa vuol L'attaccante dire? se Ma non fa gol viene criticato, no, credo non che è vero, sia. l'attaccante può essere utile anche per altri Ma motivi. chiaro, E allora, certo. Quindi Elio, prima L'attaccante, occasione. se non segni, non sei utile. Se, un attaccante che non segna non è Ma utile. chi l'ha Io te detto? lo dico. Ma tu puoi dire quello che vuoi, Io te per lo me no. dico. Cominciano Quando un le attaccante, beh, vuol dire tu sciitine. allora che Vabbè, ma tu ancora sei al calcio antico, lui è già in quello moderno, sono due Ah, ho visioni capito. completamente Ah, opposte. sì. Torniamo da Filippo, palla Sei rimasto all'Inter. con l'attaccante Sì, da zona segnare. difensiva con Skriniar che va a cercare tra le linee. No, Brozovic vabbè, ma porta un po' a comunque spasso il pallone il croato, poi pallone indietro per Skriniar, chiama palla largo Bastoni, Skriniar ancora va per vie orizzontali, poi serve indietro De Vrij, attenzione che si alza il pressing del Liverpool che chiude gli spazi per i passaggi, allora palla indietro per Handanovic, al limite dell'area ci sono Diogo Jota e Mané, e allora palla di Handanovic sulla sinistra per De Vrij che può avanzare di qualche metro, esce dall'area di rigore, aspetta il movimento di qualche compagno, prova addirittura un lancio lungo per Perisic, non è male, ma Alexander-Arnold è in netto anticipo, poi la palla finisce a Fabinho che va a cercare Elliott che prolunga di testa, bravo Vidal a trovare la giusta posizione, poi Dzeko si gira bene, si destreggia, gli ruba palla Mané e poi Fabinho riconquista il pallone per il Liverpool, allora riparte Robertson che scambia con Mané, ancora tre quarti sinistra difensiva per Robertson che va a cercare ancora Elliott che svaria molto, palla per Van Dijk, si torna in zona difensiva per il Liverpool in orizzontale per Konaté. Sulla destra per Alexander Arnold, si alza il pressing di Perisic, poi palla alle spalle per Diogo Jota, ancora Alexander Arnold prende lo scarico, va all'indietro fino ad Alisson e allora l'Inter si rimette nelle proprie posizioni con Lautaro e Dzeko ad aspettare la giocata del portiere che arriva su Konaté, poi ancora sulla destra per Alexander Arnold che stop, alza la testa, si trova di fronte Perisic, prova a verticalizzare, bravissimo Chala a recuperare palla, poi tocco indietro per Brozo, pressing del Liverpool e palla dietro a De Vrij e allora si riparte da Skriniar, posizione di regista basso, ancora
Skriniar per De Vrij. De Vrij, attenzione al pressing del Liverpool, e allora palla ancora indietro per Skriniar, al limite dell'area di rigore, sposta la palla per l'olandese Skriniar, si alza il pressing di Salah, Skriniar, De Vrij porta avanti il pallone rischiando tantissimo, lo perde, Fabinho lo riconquista, ma nel limite dell'area di rigore, palla sul destro, va a cercare Salah in area di rigore, sulla destra, palla sul mancino, tiro su De Vrij, corner per il Liverpool, brutta giocata di De Vrij, che ancora una volta manifesta un pochino di scarsa lucidità. Qua De Vrij porta avanti la palla, pressato da Salah, ma ha un metro per giocare la palla, alza la testa, la mette in verticale allora centrale e praticamente regala il pallone al Liverpool. Corner per il Liverpool, il primo della partita per la squadra inglese. Perisic parla in area di rigore con Bastoni, poi anche Handanovic dà indicazioni ai suoi. Tutto pronto per il corner dalla destra, se ne incarica Alexander Arnold, che mette il pallone a mezzaluna con il suo destro, prova ad appiattire l'erba davanti per rendere più facile il calcio. Attenzione al cross di Alexander Arnold, alto sul secondo palo, il colpo di testa, palla che si impenna, Mané in rovesciata, sbucia, poi Fabinho anticipato da De Vrij, Mané va a recuperare palla, la porta fuori dall'area, poi prova a servire Elliot, arriva il tiro, Brozovic lo contrasta ma recupera ancora il Liverpool sulla sinistra, va a prendere il pallone Salah, posizione di cross, lato corto dell'area, arriva il cross alto sul secondo palo, c'è Perisic in anticipo su Mané, bravissimo, prova a mettere fuori Vidal, lo fa, ma va ancora Thiago Alcantara che prova il destro al volo, molto bello, Handanovic controlla che la palla esca sopra la traversa, nono minuto di gioco, primo tiro in porta per il Liverpool, dopo quello di Lautaro per l'Inter arriva quello di Thiago Alcantara, una grandissima mezza girata d'esterno destro, palla che esce di poco sopra la traversa, ma Handanovic comunque era lì. Comunque quando attacca il Liverpool e ti mette lì, Elio, fa paura. No, ma la cosa impressionante loro è quando tu stai cercando di impostare l'azione e loro ti prendono. No, ma non è che ti prendono, riconquistano la palla e con mezzo passaggio sono al limite dell'area. Lì diventa difficile. Sì, Ugo, si era visto anche contro il Milan, no? Sì, hanno quei momenti in cui... Quando decidono di giocare a un tocco e mezzo, hai capito? Contro di loro, De Vrij prima ha sbagliato quella palla perché l'ha tenuta troppo. E che fanno tutto in velocità. Devi essere veloce. Velocità, sì. No, ma capito? Anche tu che sei l'avversario, hai capito? Se tiri la palla più di un secondo, l'hai persa. L'hai sì, perso, perché loro ti vengono a pressare, certo. E quindi sono indomabili. Torniamo da Filippo, ancora Liverpool. Sì, lancio lungo del Liverpool a spazzare la propria area di rigore, la propria metà campo. Attenzione che Skriniar alza un campanile con la testa, ma il Liverpool aggredisce a metà campo. Ancora Mané, limite l'area di rigore, tocca ancora per Elliot, posizione di sparo, poi allarga per Robertson, lato corto dell'area di rigore, arriva il cross sul secondo palo, alto, Handanovic va in presa alta, senza problemi, attaccano tutti quelli del Liverpool, è difficile prevedere le mosse, poi hanno tantissime soluzioni. Decimo di gioco, siamo entrati nell'undicesimo. Handanovic in possesso di palla sta per rimettere in gioco il pallone con le mani. Si allarga De Vrij al limite dell'area di rigore, poi Handanovic preferisce dare alto a Skriniar, un pallone non facile, bravissimo Skriniar a domesticarlo sul pressing. Poi Vidal all'indietro per De Vrij. Ancora va a prendere palla regista basso Çalhanoğlu. Prova il lancio lungo Çalhanoğlu a cercare lo scatto di Dumfries, non si capiscono i due, palla che va direttamente in fallo laterale. Fallo laterale per il Liverpool, zona difensiva di sinistra, se ne incarica Robertson che aspetta che i compagni si posizionino in modo da poterli servire, va a chiamare palla Thiago Alcantara, ma c'è Dumfries lì alle spalle, allora Thiago Alcantara si allontana. Robertson aspetta ancora un po', stiamo un po' qua a addormentarci, pallone a Mané, subito attaccato alle spalle da Skriniar che gli ruba il pallone, bravo! Qua li fischiano tutti in Italia e qua invece si gioca. De Vrij, Bastoni prova il lancio da su terra sulla destra per Dumfries, ottimo il pallone per Dumfries che aspetta il movimento delle punte, arriva il movimento ma Dumfries non serve a nessuno, allora Lautaro sulla destra non è fuori gioco, finta, palla sul destro, arriva il cross morbido sul secondo palo, invece era fuori gioco, nulla di fatto, fuori gioco di Lautaro, calcio di punizione per il Liverpool. Prime sensazioni, Elio, dopo 11 minuti? Stiamo tenendo, ogni tanto ci affacciamo di qua, per ora non ho niente da dire. Claudio? Il Liverpool fa la partita come era in preventivo e loro cercano di ribattere dall'altra parte, però è difficile giocare con una squadra così, adesso obiettivamente è molto difficile. Attenzione che parte il Liverpool con Diogo Jota che salta netto Vidal, addirittura arriva al limite dell'area di rigore, prova il filtrante per Mané, poi c'è fallo su Skriniar.
calcio di punizione, bravissimo Skriniar in questo caso a intervenire su un pallone difficilissimo sul filtrante, ma Diogo Jota è partito dalla sua tre quarti centrale, ha fatto fuori Vidal che è entrato in scivolata e lo ha fatto fuori senza problemi, e poi da lì è partito, è arrivato fino al limite dell'area di rigore, ha aspettato il taglio di Mané, gli ha dato la palla, è vero che Mané aveva alle spalle De Vrij, aveva di fianco un altro uomo e Skriniar davanti, quindi era un passaggio difficilissimo. Però ora Skriniar fa un numero clamoroso, due uomini, poi c'è un fallo di mano, l'arbitro non lo fischia, era un fallo di mano di Thiago Alcantara. Bisogna giocarla la palla, bisogna giocarla. Secondo me questo era fallo, comunque riprende palla il Liverpool, bella l'azione di Skriniar, comunque sulla destra, Skriniar ha iniziato molto bene questa partita. Vedi? Liverpool con Robertson, prova a verticalizzare, Diogo Jota prova il sombrero su Skriniar, bravissimo Brozovic, ma c'è fallo di Skriniar secondo l'arbitro e quindi calcio di punizione per il Liverpool, tre quarti di sinistra, vediamo, forse di Dumfries che trattiene Diogo Jota per la spalla, vediamo qua intanto il numero di prima di Skriniar che si gira benissimo su Robertson, poi qua sì, interrompe il gioco Thiago Alcantara con la mano, questo era un fallo da fischiare, Skriniar stava andando via, scivolata di Thiago Alcantara, la palla fortuitamente gli va sul braccio che però è così mentre scivola e Skriniar comunque stava andando avanti, Thiago Alcantara interrompe un'azione, quindi secondo me questo era fallo da fischiare, punizione per il Liverpool, tre quarti di sinistra, Alexander Arnold con il destro, Robertson con il sinistro, Çalhanoğlu l'unico uomo in barriera, parte Robertson, il cross in mezzo, non esce Handanovic, colpo di testa di Mané, alto sopra la traversa, se la cava l'Inter, un po' troppo solo Mané in questo stacco di testa, non era fuori gioco, un po' troppo solo. Eh sì. E anche, non lo so, ditemi voi se il portiere qua può uscire oppure no, Mané alza troppo la... qua come fa a uscire? Però è una grande occasione questa, era, palla gol questa, era solo ed era in posizione ravvicinata, se prende la porta non lo so. Cos'era? 14esimo con la 0-0. È buono, no? Dici buono. Tu, Zu. Con un tiro a testa, attenzione, perché anche quello di Lautaro è stato... Beh, questo c'è quello di Mané anche. Sì, è vero, due tiri a uno per il Liverpool. Riparte l'Inter con una rimessa dal fondo. Sì, l'Inter ha provato a uscire dal basso, ma è molto difficile contro il Liverpool. Prestano bene, prestano alti, se ti rubano palla sono in porta. E quindi è molto difficile. L'Inter ha sfruttato una carambola che gli ha regalato una rimessa dal fondo, vediamo se anche adesso proveremo a uscire dal basso con Handanovic, sì, bastoni tocca per Handanovic, verticale per Brozovic, 3 su Brozovic, palla per De Vrij, verticale, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, a cercare Dumfries che è veloce, vediamo se anticipa Van Dijk, ma Van Dijk non si passa, però Dumfries è bravo a crederci, il rimpallo favorisce Fabinho, poi break di Çalhanoğlu, fallo su Fabinho, no, va giù Çalhanoğlu ma si va avanti, ancora Perisic, punta Fabinho, lo salta, vediamo se riesce a tenere il pallone vivo, sì, cross col sinistro, Çalhanoğlu, traversa interna con il mancino di Çalhanoğlu, Inter a un passo dal gol, non grandissima azione, Çalhanoğlu, Perisic, cross di Perisic, stop di destro di Çalhanoğlu, sinistro, traversa interna e palla che esce! Che occasione, che occasione numero di Ciala! Clamorosa per l'Inter, mamma, clamorosa! Che sfiga! Mamma mia! Non ce mia. Ne va dritta una, ragazzi! Che peccato! Così. Occasione clamorosa, ve la faccio vedere con la lavagna e Perisic che serve Çalhanoğlu. Çalhanoğlu controlla il pallone, ha lo spazio per tirare, lo fa molto bene, ma la palla prende la traversa e poi rimbalza fuori. Davvero occasionissima, eh? Peccato! Un peccato, Zu, ti vedo che sei affranto in effetti. Per... Asciugati le lacrime, Zu. Brozo, vediamo l'Inter ora che ci riprova. Sbaglia Brozovic, un pallone semplice, se allora fa ripartire il Liverpool prima, con Fabinho. Fabinho, tre quarti centrale, inseguito da Çalhanoğlu, che gli ruba palla con un fallo. Calcio di punizione per il Liverpool. Fallo speso bene dal turco che ha provato anche a rubare la palla, ma colpisce nettamente il ginocchio di Fabinho. E intanto rivediamo la grande azione, Çalhanoğlu, Perisic che va via molto bene, cross, Çalhanoğlu stoppa, un pallone difficilissimo col destro e poi col sinistro, va subito di prima intenzione, batte Alisson, palla con interna, traversa interna e poi fuori. Peccato, 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 peccato. Eh sì, occasione molto fuori. Importante, facciamo così Filippo, seguiamo ancora la punizione per il Liverpool e poi andiamo in pubblicità. Sì, siamo 30 metri lontani dalla porta di Handanovic. C'è un giocatore dell'Inter a terra che è Vidal, l'arbitro fischia, ce l'ha con Mané, Vidal si rialza,
Sul pallone mi pare ci siano ancora ovviamente Alexander-Arnold e Robertson, destro e sinistro. Intanto rivediamo, non ho capito cosa sia successo sinceramente. Lì c'è vediamo qualcuno che ha spinto. Boh, vabbè. Tutto pronto? Alexander-Arnold, tocca per Robertson, arriva il cross in mezzo di Alexander-Arnold, screener mette fuori, la recupera Mané, ancora dentro l'area di rigore, prova ad andare fino in fondo, ne esce, Dumfries è lì a controllare, devia il pallone, poi Lautaro, sombrero, va giù, non c'è fallo, attenzione che parte Vidal sulla destra, finta al lancio, ritorna dietro a Brozovic, attenzione al pressing, attenzione al pressing, attenzione al pressing, Lautaro rischia tantissimo, quasi gli ruba palla il diretto avversario, guadagna fallo laterale. Non deve arretrare Lautaro, deve stare davanti, là. Tu dici meglio che sta lì. Perché se va dietro fa danni. Allora, ci dobbiamo fermare, andiamo in pubblicità, torniamo... Deve fare gioco, certo. E dal limite dell'area di rigore nostra, Liverpool ha subito il pressing. Pressa, certo. È in questo momento il ruolo di Brozovic è quello più ingrato oggi. E infatti ha già sbagliato due palloni, compreso questo. Corner per il Liverpool, poco fa ne ha battuto uno l'Inter con Çalhanoğlu, che ha scavalcato Alisson, palla fuori alla sinistra del portiere del Liverpool, arriva il cross di Robertson in mezzo, palla alta, rovesciata di Mané, esterno della rete, nulla di fatto. Illusione ottica qui del gol, invece la palla per fortuna è fuori, ma grande giocata qui di Mané. Comunque Elio, l'Inter se la sta giocando la partita. Sì, eh? Sì. Anzi, l'occasione più grossa è quella di Çalhanoğlu. Sta giocando, rischiano un po' troppo dietro quando tengono la palla tra i piedi. C'è questo nuovo dogma che non so chi l'ha inventato e quando è entrato in vigore, no? Sì, per cui non si può più lanciare il pallone anche adesso Handanovic, no, bisogna per forza. Torniamo da Filippo, lo stanno rifacendo Filippo, adesso usciamo infatti palla al piede con Perisic, tanto rimane a terra Dzeko, colpito duro. Perisic ancora ingaggia l'uno contro uno con Alexander-Arnold, va verso l'interno, però c'è il raddoppio di Elliott, tocco per Vidal, stoppa Vidal, poi Brozo, dobbiamo tornare indietro. Si è rialzato Dzeko? Vedere. Sì, si è rialzato e scatta anche verso l'area di rigore. De Vrij, Skriniar, 24 di gioco, ancora De Vrij, ora respiriamo un po' nella nostra metà campo, respiriamo per modo di dire, perché subito arriva il pressing selvaggio di Salah, pallone per De Vrij, allargato, siamo tornati nella nostra... nostro limite dell'area di rigore, adesso in area di rigore con Handanovic, attenzione a Diogo Jota, allarga la palla Handanovic per Bastoni, molto largo vicino all'out, subito appiccicato Salah, prova il lancio lungo Bastoni a cercare Perisic, Alexander-Arnold, allora recupera il Liverpool con Diogo Jota, ancora Salah di prima, va a cercare l'inserimento di Elliot in area, c'è la deviazione di un giocatore dell'Inter, poi Perisic evita il corner, lancio lungo, preda di Fabinho, ancora Fabinho, largo sulla destra, limite dell'area di rigore per Diogo Jota, ora Elliot uno contro uno con Perisic, palla sul sinistro, si torna indietro ancora per Alexander-Arnold, vicino all'out di destra, scambia con Elliot, ancora i due, ancora l'inglese, e poi indietro fino a Konaté, l'Inter si chiude bene, il Liverpool riparte con Van Dijk, linea mediana, versante di sinistra, va a verticalizzare, a cercare Mané, uno contro uno con Skriniar che alza molto la marcatura uomo, poi Robertson attaccato alle spalle da Dumfries, ancora l'Inter si compatte, attacca De Vrij e Van Dijk, ancora per Konaté, subito di prima sulla destra per Alexander-Arnold, che tocca corto per Elliot, vicino alla linea dell'out, poi va a cercare Salah, affonda il pressing Bastoni, sporca il pallone che però rimane tra i piedi dell'egiziano, e allora si torna su Alexander-Arnold, e poi su Konaté, 25 di gioco, scambiano i giocatori del Liverpool, che poi verticalizzano con Elliot, ottimo l'intervento di Brozovic, e poi di Çalhanoğlu, vediamo se l'Inter riesce a ripartire, con Vidal, tre quarti centrale, Vidal sposta il pallone, rallenta un po' la manovra, non trova sbocchi, viene attaccato alle spalle da Fabinho, subisce fallo e guadagna il possesso. Calcio di punizione per l'Inter, si arrabbia Vidal con l'arbitro che però si mette davanti al pallone, sempre dice fischio io. Guarda. Beh, qua è stato bravo però. Sì, anzi, qui l'ha protetto, diciamo, il pallone. C'è nessun compagno di fianco anche, eh? Oh. La colpa è sempre di chi ha la palla tra i piedi. Se i compagni non si fanno vedere, chi rischia è lui. Rozo. Largo. Scusami. A cercare Bastoni, che ha un po' di spazio per stoppare, avanzare, Salah lontano, arriva ora l'egiziano, verticalizzazione a cercare Perisic, non era male, ma c'è la chiusura di Konaté, che pasticcia un pochino, Alisson un po' indeciso, si lamenta, poi va a prendere la palla, si lamenta Perisic con Bastoni, perché non voleva il pallone verso l'interno del campo, lo voleva verso l'esterno, perché così era chiuso da Konaté, invece così no. E però, insomma, altra possibilità per l'Inter di offendere, l'Inter che non rinuncia assolutamente ad attaccare, anzi... nonostante poi si esponga ovviamente alla forza degli attaccanti del Liverpool. Ora raddoppio tra Skriniar e Vidal, attenzione che il rimpallo sta per favorire Mané,
ma vince il contrasto Bastoni. Attenzione di Vrai, dietro per Andanovic, subito presso in Diogo Jota, allarga Andanovic con freddezza per Bastoni. Bastoni vicino alla linea dell'out. Ancora Bastoni, prova il tocco corto, c'è la deviazione di Mané che poi va a caricare Bastoni, la palla finisce in out, rimessa dal fondo per l'Inter. Rimessa dal fondo per l'Inter che respira un po', Elio. Ma no, ma anche queste cose qui, dover sempre fare il passaggino in area, fuori dall'area, eccetera. Ma butta avanti sta palla. Però hai visto che il Liverpool, che è maestro di possesso palla, no, di pressing e tutta questa bella filosofia moderna, nell'ultima azione Allison ha visto che erano pressati, ha preso il pallone e l'ha lanciato 80 certo. metri dall'altra parte. Cioè non è vietato. No, certo. Vabbè, ma ragazzi, l'Inter sta giocando così, sta giocando bene. Poi poco fa tu dici non è vietato, però poco fa Allison ha fatto un tocco di esterno sul pressing e il Liverpool ci ha regalato un corner perché ha sbagliato l'uscita a palla al piede da lì. No, io dico quando adesso ha fatto il rilancio nella vostra metà campo. Ah, no, ma certo, ma anche noi abbiamo lanciato lungo. Però non era specifico, era un discorso generico sul discorso. Sì, che no, ma io sono d'accordo con te. In linea di massima sono d'accordo con te. Attenzione che ora Vidal perde un pallone, ma lo recupera. Commette fallo, addirittura il giallo. Stava dando il giallo. Adesso il fallo, secondo me, ci può anche stare. Anche se fino adesso non ha fischiato niente. Non ho capito se gli ha dato un cartellino. Mi sembrerebbe eccessivo. No. Cartellino giallo sarebbe sicuramente eccessivo. No. Però non credo gliel'abbia dato. No, ma forse non ha fischiato neanche il fallo di Vidal. Perché il fallo di Vidal non era in mezzo. Qua siamo spostati a sinistra. Devo rivedere l'azione. Comunque, punizione per il Liverpool, 28 di gioco, tre quarti di sinistra. Lautaro non pervenuto finora. Sul pallone Alexander Arnold in porta. E Robertson. C'è la Noglu. Alexander Arnold da lì può provare a tirare in porta. Aspetta che c'è la punizione. 29 di gioco. Col destro Alexander Arnold, tre uomini dell'Inter in barriera, parte l'inglese, alto sopra la traversa, controlla Andanovic, nulla di fatto. Senti, stai attento, se no hai capito. Non è che dobbiamo... E che Elio non considera il tiro di Lautaro, perché è uscito. Ma è che è uscito di 20 centimetri. Non ti interessa quello che ti dice Ugo Conti, no. Beh, gran calcio di punizione, la palla quello che dice è uscita di una mano. Sopra l'incrocio dei pali. Era bella come punizione. Molto bella, però sì, però era abbastanza esterna, cioè penso che Andanovic abbia controllato la traiettoria che stava uscendo, poi sai, Andanovic controlla. Sì, con Andanovic tutto può succedere. Ci fermiamo due minuti, torniamo per la parte finale del primo tempo, mentre De Vrij ha un problema. Deve avere preso una botta vicino alla testa o alla tempia, perché dice che ha fatto questo gesto Qua. Che non vede bene, no? Gli gira un po' la testa, probabilmente. Infatti gli mettono il ghiaccio, quindi... Gioco fermo, ne approfittiamo, dai, due minuti, a tra poco. Cosa è successo mentre eravamo in pubblicità, Filippo? Adesso il Liverpool ha avuto un'ottima occasione in contropiede, 3 contro 2, dalla destra è venuto giù Elliott, cross sul secondo palo, c'era tutto solo sul secondo palo, libero Salah, Çalhanoğlu ha fatto una diagonale da metà campo fino all'area di rigore, è diventato un difensore centrale e girandosi in spaccata ha evitato che la palla andasse a Salah, rinviandola e buttandola fuori dall'area di rigore. Ora facciamo un fallo forse su Bastoni, calcio di punizione per l'Inter. Çalhanoğlu, devo dire che in questo momento è per l'Inter forse insieme a Perisic il migliore in campo. Giocatore diventato insostituibile. Guarda, alla mezz'ora gli up and down sarebbero Skriniar, Çalhanoğlu e Perisic su. E credo che Elio saresti d'accordo anche tu, no? Poi dopo faremo ovviamente quelli a fine primo tempo. Ugo? Ma Vidal, sempre sdraiato. Continua a piacerti la partita? Molto, devo dire la verità. C'è un bel ritmo, eh? Buon ritmo, sì, loro sono un po' più bravi nel palleggio, nel tenere la palla, scambiare velocemente. Ogni tanto l'Inter si incespica a tenere troppo la palla tra i piedi, i giocatori non si aiutano tantissimo sempre, per cui come dicevo prima, chi ha la palla tra i piedi rischia un attimino di andare in defaillance. Devi giocarla veloce, rapido. Claudio? Sì, no, vabbè, ma è evidente che loro vengono da un altro pianeta che la Premier League, dove si gioca veramente a mille all'ora, oltre ad avere una squadra che dai terzini in su sono tutti dal punto di vista tecnico bravissimi, quindi sai, è vero che devi essere veloce a aiutarti, per trovare il libero, però se hai 11 che danno del tuo pallone un conto, se ne hai uno in meno è difficile. Sì, tanti giocatori dell'Inter si sono trovati in difficoltà
ma non per colpa di chi aveva la palla tra i piedi. Se uno c'ha la palla tra i piedi e non sa chi darla, hai capito, diventa un bel casino. Torniamo da Filippo allora con il gioco fermo. Sì, qua c'è una palla in verticale, mi pare di Skriniar, per Vidal, spalle alla porta, vicino alla linea dell'out di destra, sulla linea mediana. Vidal protegge il pallone, la palla passa tra lui e il giocatore del Liverpool, Vidal va a terra, adesso si è rialzato, nulla di fatto, non ha subito nessun colpo duro, infatti è già pronto per giocare. Palla ora recuperata da Dumfries, che stoppa bene di petto, poi vai a cercare in avanti un compagno che non trova, poi c'è Çalhanoğlu, ancora una volta anticipa Diogo Jota, molto bene, poi Dumfries all'indietro sul pressing di Mané per Skriniar, quanto pressano ragazzi. Skriniar subito attaccato da due, e allora all'indietro per Handanovic, pressing alto del Liverpool, Bastoni, brivido Bastoni, mamma mia, si allunga due volte la palla in area di rigore sul pressing, in qualche modo riesce a tenere palla con le lunghe leve e a servire poi un compagno, ma rischiamo troppo lì dietro, lancio lungo di Skriniar a cercare Lautaro, sempre in ritardo, poi arriva Dumfries, tocca il pallone, Lautaro lo tiene vivo, gli dà una grande palla, ce la fa Dumfries a arrivare sulla destra, arriva il cross in area di rigore, c'è la chiusura di Konaté e corner, bravi ragazzi, bravo Lautaro anche qua. Lautaro tiene il pallone vivo, lo dà a Dumfries che si inserisce molto bene sulla destra, non aspetta di stoppare e andare dritto, mette subito la palla in mezzo perché vede Dzeko che era tutto solo in area, bravissimo Konaté a capire tutto e a interrompere il viaggio del pallone verso il bosniaco. Corner per l'Inter, dalla destra applaude Dzeko il compagno, molto intelligente la mossa di Dumfries, se fosse riuscito anche a alzare la palla avrebbe mandato Dzeko in porta. Çalhanoğlu sul destro, dalla destra, arriva il cross, deviazione, la palla esce dall'area di rigore, Bastoni la insegue, attenzione che Salah è alle spalle, Bastoni all'indietro molto bene per Dumfries, attaccato da Diogo Jota, si torna su Handanovic per allungare il campo, 36 di gioco, Handanovic stoppa, Diogo Jota continua la corsa verso il pallone, allora Handanovic stavolta sì, lancia lungo, va a cercare Vidal, che non è proprio l'uomo ideale per questi lanci, palla alta, va giù Lautaro attaccato da Thiago Alcantara che prova il lancio verso Salah, c'è in anticipo Bastoni, va a terra Salah, l'arbitro gli dice sali, alzati, 36 di gioco, ritmi molto alti in questa partita, De Vrij aspetta qualche compagno, poi indietro Bastoni e poi Handanovic, Salah aspetta qualche metro, poi Handanovic alza la testa, lancia ancora a scavalcare il centrocampo, a cercare Dzeko che continua la sua lotta contro Van Dijk, lotta tra giganti, poi Perisic anticipa gli avversari, bravissimo Perisic, serve Çala, orizzontale per Vidal, Vidal porta a spasso il pallone, Vidal! Vedi? Due ore per giocare la palla, la perde Salah, in area di rigore, Salah, pallone all'indietro per Diogo Jota, Elio Salah, palla sul destro, va in chiusura, Brozovic, palla ancora viva in area, la recupera Thiago Alcantara, indietro per Elliot, poi c'è Diogo Jota che può provare il sinistro, la chiusura, in scivolata di De Vrij, poi va a recuperare Robertson, si chiudono le maglie nero-azzurre, pallone indietro per Van Dijk, e rischiamo tutti per la boiata di Vidal in mezzo, sveglia! Giocano tutti a 200 all'ora, tu stai lì a uno all'ora! Mamma mia, basta perdere un pallone e te li trovi, in aria. Perdi un secondo. Poi lui ormai è diventato una lumaca, non ha più niente del calciatore. È lentissimo. Io non so neanche perché continua a metterlo in campo. Cioè, vedi gli altri che giocano a ritmi altissimi, e Vidal stoppa la palla, calmo. Lì era in mezzo, pressato da due. Attenzione ancora al Liverpool, in area di rigore Salah, si allunga il pallone, Bastoni prova a chiudere, cross in mezzo di Salah, Bastoni, corner. Respira Filippo, c'è calcio d'angolo, vai. Guarda qua Vidal, circa 3 secondi per prendere fiato e poi di nuovo qui sì, qui è stato bravo anche Brozovic. Poi era impossibile rimanere in piedi, bravissimi De Vrij e Skriniar a chiudere sul tiro di Diogo Jota proprio sulla linea del dischetto, proprio sul dischetto del rigore, stava tirando il sinistro, ha tirato un sinistro, non è corner, Alexander Arnold con il destro, 38 di gioco, tutto pronto per il cross in mezzo dell'inglese, alza il braccio, arriva il cross di Alexander Arnold, di testa De Vrij, controlla Famiglia e mette fuori, poi Lautaro riesce ad anticipare l'avversario, a servire Çala, attenzione che può esserci un contropiede, Çala porta palla, Lautaro si butta nello spazio, no perché poi viene fermato, Çala per Lautaro, limite l'area di rigore, Lautaro! Prova il dribbling, perde palla, riparte il Liverpool, si fa male Lautaro, chiede l'intervento dei medici, il Liverpool fuori, lancia lungo il pallone, in fallo laterale, sto pippone. Deve aver preso una botta allo stinco,
Ma io non vedo, qua non vedo niente. Non ha preso niente. Quando la palla la gioca Handanovic, non va più come dei forsennati, non vanno più a mordere le caviglie, aspettano un pochino di più, stanno rifiatando un pochino anche loro. 43 di gioco, Allison, limite l'area di rigore, fuori dall'area di rigore, va a verticalizzare, va a cercare Mané, che addirittura viene a prendersi la palla da regista, poi di prima Allison sulla sinistra per Van Dijk, stoppa il pallone, pressing di Dzeko, pallone dietro ancora per Allison, prova il pressing Lautaro, Allison senza problemi con il destro, prova a lanciare lungo, a cercare Salah, di testa spizza, ma poi la palla viene recuperata da Skriniar, Dumfries all'indietro per Handanovic, allarga Çalhanoğlu, pallone di Handanovic però è lungo a scavalcare il centrocampo e a cercare Vidal, che non vince ovviamente il contrasto di testa con Van Dijk, proibitivo, Fabinho sulla destra per Alexander Arnold, attacca ora il Liverpool, ancora con Elliott, prova a dare in verticale a cercare Mané, spinta di bastoni, bravissimo Mané a tenere palla, palla però è fuori, fallo laterale a favore dell'Inter, un minuto e mezzo alla fine del primo tempo, si incarica della battuta Perisic, che però deve aspettare perché credo ci siano due palloni in campo e allora il gioco non può essere ripreso, adesso sì, Perisic, fascia sinistra, zona difensiva dell'Inter, prova a dare la palla alta, a cercare Dzeko, ma sono dei colossi tutti quelli del Liverpool, tutti molto alti, tutti molto grossi. Çalhanoğlu duetta bene con Perisic, poi Brozovic prova a rubare palla, Çalhanoğlu lo aiuta, bene, 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 usciamo dallo stretto tra Çalhanoğlu e Perisic, poi il lancio di Perisic per Dzeko, è ottimo, Dzeko stop a seguire, benissimo, c'è ovviamente Van Dijk che gli recupera mezzo metro e col fisico aiuta Allison a uscire. E beh, quando c'è Van Dijk, però Dzeko era stato molto bravo, Perisic bravissimo a dare il pallone in profondità, bravissimo anche Van Dijk, bravissimo anche Dzeko a stoppare, a seguire, andare verso Allison, ma Van Dijk poi era lì. Ancora Inter, poi sbaglia, non si capiscono, Skriniar e Dumfries, lancio lungo a cercare Mané, recupera De Vrij in anticipo, lancio lungo, il pallone è uscito però, Vidal lo controlla, ma il pallone è uscito sul rilancio dell'olandese, fallo laterale a favore del Liverpool, zona offensiva di sinistra, De Vrij a terra. Che è successo? De Vrij a terra. Vediamo un po'. No, qua rivediamo l'azione di prima. Continua a fare cenno che... Che ci vede male. Che ci vede male. Cioè, adesso intanto rivediamo l'azione di prima. Ottimo lo stop a seguire di Dzeko. Poi vabbè, di là c'è uno... che ha la sua stessa altezza, il suo stesso peso e una velocità non indifferente. C'è anche una diversità di età. De Vrij non ce la fa. Quindi De Vrij dovrà uscire, Filippo? Sì, De Vrij non ce la fa, adesso cercando di capire, ma credo sia per il problema di prima. Quella botta di prima, certo. Sì. Quindi a questo punto credo che l'Inter verrà disegnata così. Credo che entrerà D'Ambrosio, credo. Che era anche già un'idea della vigilia, no? D'Ambrosio esterno, Skriniar al centro. Skriniar al centro o Bastoni al centro, credo, perché non credo che faccia entrare Ranocchia, però non lo so, sinceramente. Ma Ranocchia ultimamente non aveva giocato male. No, ha giocato bene. Ha fatto un gol anche su Rubicetta. Comunque, due minuti di recupero, uno è già passato, non so se però dovrà essere rirecuperato perché si è perso tempo. Non è entrato nessuno per ora. Giochiamo in 10. Non vedo niente. L'Inter recupera palla con Brozovic. Lancio lungo a cercare Dzeko, però ancora una volta Van Dijk è in netto anticipo. Però non si fida Van Dijk di proteggere la palla col corpo e la butta in fallo laterale. Un minuto e 20 sono di recupero, è già passato, mancano 40 secondi. Çala, tocco corto per Brozo, indietro per Bastoni. Si torna su De Vrij, che però è in campo. Probabilmente allora il cambio verrà fatto a fine primo tempo. Pallone indietro per Handanovic, problema buono che non sia un problema muscolare. Brozo, lancio sulla destra a cercare lo scatto di Dumfries, non la riesce a mettere giù. 15 secondi alla fine del primo tempo, fallo laterale per il Liverpool, zona difensiva di sinistra, inquadrato di Diogo Jota, pallone indietro per Allison, prova il pressing Lautaro, Allison lancia lungo, vediamo se l'arbitro fischia o fa ancora recuperare, fischia qua. Finisce il primo tempo, 0-0 tra Inter e Liverpool. Bellissima partita, ma anche bellissima Inter. Il terrorista era già andato. Era già partito. Ma si può fischiare così? Dai, è una vergogna. Tu avresti lasciato continuare l'azione. Insomma, era con questa palla a metà campo,
lanciato però, verso però, l'area. Però il cronometro era andato già oltre. Allora, una bella partita, equilibrata, già questa è una notizia, figure. Direi poi che... Beh, io sono abbastanza L'Inter ha avuto le occasioni migliori, Beh, la traversa di Çalhanoğlu. L'ha avuta Çalhanoğlu. Io sono, esatto, la traversa lì se la becca proprio. Bastava un centimetro più in basso, era gol. Era gol. Pensavi di vedere questa Inter, Zu? No, ma il Liverpool sta facendo la partita che ci si aspetta dal Liverpool. È chiaro che piano piano, passando il tempo, intanto non possono pressare così per tutta la partita. Infatti hanno avuto dei momenti in cui hanno dovuto rifiatare anche loro. E poi devi essere bravo quando conquisti il pallone ad andare anche con il lancio lungo in contrattacco, fregandotene del fraseggio, del palleggio. E insomma, davanti, Dzeko è un giocatore che fisicamente la palla la può tenere. Infatti ha fatto un paio di azioni. Però loro chiarano Van Dijk, hanno dei giocatori molto forti, però Dzeko è uno che anche a livello internazionale questo gioco lo fa. In genere non sono mai d'accordo con Elio, però questa volta devo ammettere questa volta ti tocca. Che ha ragione e che insomma Dzeko ha un compagno d'attacco che è un po' latente stasera. Sennò, e vedremo se Inzaghi farà qualche stasera, cosa. Sono mesi che è latente questo qua. Avete visto i numeri? C'è una particolarità, Ugo, che in una partita così, abbiamo detto, occasioni, ottimo ritmo, ci sono zero tiri in porta da una parte e zero dall'altra, perché la traversa tecnicamente non è un tiro in porta. Ma come no? Come si fa a calcolare? Permettimi solo 30 così. Secondi, poi esco se vuoi dalla trasmissione. Su sta roba dei tiri in porta, perché mi fa incazzare. E ho capito, allora, è un dato. No, scusa. Sto calcio nuovo, per cui i dati si leggono così. Milan-Juve, io ho avuto quattro occasioni clamorose, perché Cuadrado dal limite di Bala col suo tiro, sono occasioni che loro segnano in genere, e hanno tirato fuori. Sì. Non avete mai tirato in porta. No, ma se tu la leggi così, sembra che una squadra non ha giocato tiri la partita. Allora, vengo a Çalhanoğlu. Çalhanoğlu come tiro nella statistica non è un tiro in porta. Nella statistica, no, certo, non lo sappiamo. Allora, che se tu leggi numero, uno da casa dice, no, come era? Ha preso una traversa clamorosa. Allora, non è che uno. Allora, scusami, anche il colpo di testa di Mané non è un tiro in porta. Allora, bisogna parlare poco, delle però. Occasioni da gol, non dei tiri. Perché se poi io ho un giocatore che la tira 50 metri, anche se è un'occasione clamorosa, sembra che tu non hai mai avuto un'occasione da gol, che è diverso. questo sì, non è d'accordo. Se io tiro 10 volte in porta da 30 metri, il portiere ogni volta fa così, vengono fuori 10 tiri in porta. Hai capito? Sì, però è assurdo che quello di Çalhanoğlu, cioè, o nei casi come quello di Çalhanoğlu, non venga calcolato un tiro in porta, che la porta la palla è nello specchio della porta, tant'è vero che prende la traversa interna. Cioè, neanche la traversa esterna che dice no, la traversa vero, interna. Secondo me noi dobbiamo smettere di giudicare e spiegare le partite con i dati statistici, come il possesso palla. Perché se tu fai 86... Io ieri sera a vedere Real Madrid, Paris, per l'amor del cielo, Paris Saint-Germain, sono bravissimi, hanno un tridente da favola. Però ti possesso palla erano 0-0 al 94esimo. O no? Sì. No, assolutamente. Su questo hai ragione, ma infatti i numeri non spiegano tutto, sono una parte. Facciamo gli up and down, Elio? I migliori e i peggiori dell'Inter. Allora, io parlerei dai down. Allora, per me i down sono Lautaro, Martinez, voto 4. 4? Sì, una roba. Già vedo Conti che scuote la non testa. Non mi interessa quello che dice Conti. Conti si preoccupa del suo Mir. Poi. Vai avanti, vediamo cosa ti inventi d'altro. Uno che non mi è piaciuto tantissimo, ovviamente, è Vidal, 3-5. 3,5 Vidal. Vidal non deve più giocare, non può più scendere in campo. È 3 anni. È un giocatore che non può più scendere in campo. Invece negli up io direi, Çalhanoğlu darei 7. Darei un voto positivo anche per Skriniar e Dumfries. Poi è chiaro, poi ci sarebbero anche Bastoni, ci sarebbero anche gli altri, però questi tre qui. Dumfries mi è piaciuto parecchio. Voto Dumfries? Scusa, ho dimenticato uno, Perisic. Devi sceglierne però, ne abbiamo tre. Allora metterei Perisic. Al posto di chi? Al posto di Dumfries. Quindi, ricapitolando, Çalhanoğlu sicuramente voto 7. Skriniar, voto? Skriniar 6,5. E Perisic? E Perisic 6,5. Quindi 6,5. Sei stato durissimo con Lautaro e Vidal, vado da Filippo. No, allora, sugli up and down e sui voti degli up sono stra d'accordo, sui down sono d'accordo coi nomi,
un po' severo sui voti. Avrei dato questo è il metro di Elio, 5,5 a Lautaro e 5 a Vidal. Però facevo le pagelle nomi per il giornale La Gazzetta, e sparavi a zero. Quelli che non andavano beccavano 3, 2, 1. Ah, davi anche 2 in pagella. Per la gioia di chi giocava a Maradona hai detto 2. In una partita, se non mi ricordo più la partita, ma di 2 a Maradona non l'aveva mai vista. Poi dopo mi dissero che aveva una caviglia gonfia. Ugo, sei d'accordo? Quindi che doveva fatto la sera prima. Vabbè, ma questo ormai è andato in prescrizione. Sei d'accordo? Perché prima scuotevi la testa, Lautaro secondo te ha giocato bene? No, non ha giocato benissimo, è vero, però... Non l'ha mai beccato. Però sì, sicuramente è giù di forma, ha fatto un bel tiro che è uscito di pochissimo, però sì, sicuramente non è... Stai giocando contro il Liverpool. Non è al meglio. Stai giocando contro il Liverpool, anche, cioè non puoi fare un tiro... Però se non è al meglio, allora... Generoso a Lautaro 3 a Vidal. Beh, Vidal ragazzi, ha perso quella palla lì che a momenti ci fa, ho capito, ma 3 è sempre per terra, non becca mai, no, ci sembra Vidal, una lumaca. Vidal, ma uno allora, ma dai, che stessi a casa, tornasse in Cina a giocare da quando l'hanno preso loro, è un ex calciatore da 3 anni Vidal, ma forse anche già a Barcellona, l'ultimo anno di Barcellona è stato un capriccio di Conte a volerlo a tutti i costi, ha preso una pipa. Beh, il Vidal che ti ricordi tu ai tempi della Juve è completamente un'altra cosa. Anche 10 anni fa. Era un'altra roba. Sì, era sì. Un'altra roba. È vero, gli anni passano. No, hai ragione. Però lì parlavamo di uno dei migliori del mondo. Ho capito, ma erano 10 anni fa. Anche 20 anni fa. Il suo ruolo era insuperabile. Sì. Ma scusatemi, perché allora Inzaghi ha scelto Lautaro? Perché alla vigilia il ballottaggio era quello lì. Perché? Perché nel derby ha cambiato il centrocampo? Perché? Perché sono i colpi di utero del signor Inzaghi. Perché Inzaghi, se un giocatore piglia una ammonizione, lo toglie. Ma scusa, forse perché secondo lui, ma non solo secondo lui, immagino, perché anche gli altri anni era così, Dzeko e Lautaro Martinez sono la coppia titolare. Ho capito, e nelle partite Sanchez... importanti partono loro. Sì, però voglio dire, se vedi che questo è un periodo di tempo che non c'è, non è in palla, lo si vede, corre a vuoto. Sì, ma non mi sembra che Sanchez sia diventato Maradona, Non è diventato Maradona, ma un po' più brillante di Lautaro. No, a meno che lui non pensi che Sanchez è meglio a gara in corso, perché c'è anche questo aspetto. Cioè, Sanchez è uno questo, che spacca le partite. Può essere anche questo. Poi, per esempio, nel derby invece è entrato male, cioè non è sempre una garanzia. Ugo, ti aspettavi... Ma non aveva più il centrocampo, però. Perché l'aveva tolto lui. Ti aspettavi qualcosa di meglio dal Liverpool, magari? Ma no, direi anche il Liverpool sta giocando bene, sta facendo la sua partita, l'Inter che tiene bene, capito? Speriamo che non faccia pause, perché loro il Liverpool è molto intelligente, perché va a pressare a intervalli per far uscire l'Inter e crearsi gli spazi, capito? Se l'Inter non ci casca può tenere duro anche fino alla fine tranquillamente. Adesso l'Inter purtroppo, come diceva Elio, è vero, perché se l'allenatore si inventa una sostituzione, e allora diventa un problema, come è successo io col Milan, quando Inzaghi ha tirato fuori il centrocampo, ho detto, ma questo cosa ha combinato, cosa si è bevuto? Sì, in tanti lo hanno accusato di quell'errore ma lì. Ma ce l'ha già provato con Napoli, se vi ricordate. Con Napoli, l'Inter, che aveva già stravinto una partita, sul 3-1, gli ultimi 10 minuti loro hanno rischiato di pareggiare. Quindi scusa, no, perché stanno passando anche un po' gli highlights. Vai. C'è una punizione bella, tra l'altro, secondo me, del Liverpool, che però va fuori. Tiro fuori. Okay. Questo qua di Mané. Poi questo bellissimo Mané che va fuori. Tiro fuori. Ma c'è poi anche... c'è la rovesciata che va fuori. Ho capito, ma c'è la poi statistica. Poi c'è il colpo di testa meraviglioso che va fuori. Quindi, secondo gli statistici, il Liverpool non ha mai tirato in porta. No, infatti, te l'ho fatto vedere. Giusto? Zero tiri in porta. Perfetto. Però sei fuori. Quindi, se io non ho visto la partita e leggo Liverpool zero tiri in porta, cosa penso? Che è una bruttissimo Liverpool. E invece no, ma ho capito, ma secondo me Filippo lui dice questa cosa perché è risentito dalle critiche alla Juve dopo Milan. No, per gli zero tiri in porta. Ti ho fatto l'esempio di Milan-Juve perché è clamoroso, cioè in quella partita che è da 0-0, non è neanche una bella partita, la Juventus ha 4 occasioni da gol che si costruisce importanti, che poi per colpa sua e dei suoi giocatori sbaglia perché tirano fuori, ma leggendo i titoli del giorno dopo sembra che la Juventus in campo quella partita non c'è stata.
E se tu leggi le statistiche di stasera e domani i titoli, il Liverpool non ha fatto tiri in porta. Nel primo tempo. Ma non è ora, che si guardano così le partite. No. Ma no. Filippo, faresti subito qualche cambio? A parte De Vrij, se deve uscire... No, no, io non toccherei niente. Considerando che Vidal, l'unico cambio a centrocampo è Gagliardini, quindi bisogna temporeggiare il più possibile. Preferisci fino... Vidal? No, non è questione di preferire Vidal. È questione che hai un cambio solo... per i tre in mezzo e quindi devi temporeggiare fino a che vedi che qualcuno o non ce la fa o non lo so, o magari a livello tattico devi cambiare. Scusa Filippo, io non seguo da vicino tutte le vostre partite, quindi non faccio testo, però mi viene da pensare che se sia Inzaghi, che magari anche Conte prima, preferiscono far giocare Vidal al posto agli di... altri. Beh, ma oggi gioca, ma perché scusa, non c'è Barella. Gli altri no, chi no, sono? No, capito, ma gli altri non gioca Vecino, perché non c'è Gagliardini? L'unico. Cioè la scelta è tra Vidal e Gagliardini. Vidal, probabilmente l'esperienza di Vidal. No, ho capito, giù, che lo sta giocando giù, bene. Giù. No? Abbi pazienza, abbi pazienza. Non se tu mi dici Vidal, preferisce Vidal a altri 3 o 4 di buon livello, io ti dico, beh, effettivamente. Ma se tu mi dici preferisce Vidal all'unico panchinaro centrocampista in panchina che è Gagliardini, beh, Gagliardini avessi detto che lotta. Allora ti dico che io sarei partito con Gagliardini. Pensa un po'. Tu avresti scelto Gagliardini. Che ha più corsa. Beh, ma adesso Vidal. Ha più corsa, okay, di Vidal Gagliardini. Però dai. Vidal non è che è stato pessimo. Ma di questo Vidal ti sto parlando. Ma ho capito, ma Gagliardini, stai parlando di Gagliardini. Cioè... Ma Gagliardini non è che poi, quando l'ha messo dentro ha giocato male. Ma lo immagino giocare con Liverpool. Allora ma magari, che magari se fa giocare Vidal invece che il Gagliardini di turno, perché comunque Vidal, con tutto che è invecchiato, con il livello che può avere, però dal punto di vista internazionale la prega così. Sì, però sì, ma giù, ma il tuo discorso l'ho capito, ma regge capito. Poco. Stiamo parlando di un duello Vidal-Gagliardini, non è che sta preferendo Vidal a 6 giocatori in buona forma. Questo è un altro discorso. Sì, tu dici quelli no, A, ma quindi, siccome due l'assunto lì... è perché lo fa giocare. Perché non ne ha altri. Allora diciamo che il riassunto è lo fa giocare perché non ne ha altri. Allora cosa non fare? È che è bravo. O no, che è in forma. Ho capito. Non ne ha altri. Allora deve fare? No, siccome la critica dell'allenatore, ma cosa lo fa giocare a fare? Scusa. Però lui ha detto che avrebbe messo Gagliardini. Io avrei messo Gagliardini. Ma io ho ragione, Filippo. Io a gennaio, Caicedo, questa... Io sarei andato a prendere un centrocampista. Anche perché hai dato via Sensi, quindi comunque uno... Esatto. L'errore, Madonna. Ma soprattutto Sensi, vabbè, sono solo due partite, però per ora le sta facendo, quindi non so, magari... Va bene, però. Anche bene, esatto. Beh, Coppa Italia, quando l'ha messo dentro, a parte che ha anche segnato il gol contro il problema di Sensi è che se Sensi sta bene ed è continuo... Non si senso discute. Di, ma non si discute, cioè io probabilmente sarebbe, non so se titolare o quasi titolare. Sì, ma alla luce di quello che... Che è la realtà dell'Inter. Io mi aspettavo l'acquisto di un centrocampista. Io. Adesso non dico Zaccaria. No, ma più che altro perché l'emergenza però in mezzo è abbastanza evidente. Di almeno peso, uno per dare una mano, insomma, anche nelle rotazioni. Perché in questa circostanza avrebbe giocato il centrocampista che sareste andato a prendere, invece fa giocare sta pippa. No, ma poi, Elio, stiamo parlando, poi ma potevi mettere Gagliardini e non Vidal, quello che vuoi. Però uno ne ha in panchina, sì, centrocampista centrale in panchina, certo. Punto. E tu sapevi già che andavi a giocare con il Liverpool con Barella squalificato andata e ritorno, non è che Barella salta si è fatto anche male. Il ritorno, no? Sì. Due giornate. Non è che Barella si è fatto male oggi e dici cacchio che sfiga, si è fatto male, Barella non ce l'ho contro il Liverpool, sì, no, anche lì, sapevi che non ce l'avevi, quindi uno serviva. Complimenti, quello è stato un errore, Madonna. Giudice dell'UEFA, cioè due giornate... E poi, no, e poi Casemiro ieri prende per il collo uno, non succede niente. Multa. Dai, c'è stato. Sì, un po' di severità lì c'è stata perché sì, rosso diretto, però no, una ma ricordiamoci passare, anche dai. La dinamica, fallo di reazione, sì, espulsione era giusta. Real Madrid Inter, no? Ricordiamoci che Eder Militao, perché ci ricordiamo dell'espulsione di Barella, non ci ricordiamo come è arrivata. Eder Militao prende Barella, lo sbatte contro i cartelloni pubblicitari a un metro dalla linea dell'out e questo va a sbattere addosso spinto volontariamente, si alza, reagisce, sbagliato, giusto il rosso, quello che vuoi, no, due giornate, poi c'è Casemiro che davanti all'arbitro prende per il collo l'avversario, lo prende così, niente. Oh. Cioè ci sono ogni tanto delle una bella categoria che... comunque insomma sono i tre che hanno regalato tante gioie al Liverpool nel corso di questi anni. Ora palla al Liverpool con Fabinho che rimette verso la metà campo dell'Inter, bravissimo Çalhanoğlu, stoppare a giocare sulla sinistra per Bastoni che avanza ampie falcate sulla fascia sinistra, va a cercare Perisic vicino all'out, servito uno contro uno con Alexander Arnold, lato corto dell'area, si sposta la palla sul destro, entra in area di rigore Perisic, poi serve Brozo, il destro
da posizione molto invitante, con un po' di spazio anche a disposizione. Chiude troppo il movimento Brozovic, palla che rimane lenta, raso terra e molto larga, quindi non ha corso pericoli il Liverpool, ma la costruzione dell'azione è stata molto buona. Ancora Çalhanoğlu recupera un'altra palla, in pressing sulle spalle, alle spalle di Elliott, poi Perisic dopo un primo controllo non riesce a tenere il pallone in campo. Fallo laterale per il Liverpool, zona difensiva di destra, se ne carica Alexander-Arnold che prova a cercare Salah, buono il lavoro di Salah, ora Firmino va a cercare Mané, tunnel di Mané su Dumfries, calcio di punizione per il Liverpool, tunnel di Mané all'olandese che poi rimane lì e col corpo lo blocca, calcio di punizione per il Liverpool, siamo sulla tre quarti centrale, l'arbitro mima il movimento di Dumfries, la culata, possiamo chiamarla così, di Dumfries a Mané. Beh, quest'arbitro qui non mi dispiace. Però. No, sta arbitrando bene, devo dire. Sì. Fa giocare molto, insomma, in stile... È una partita anche facile da arbitrare, comunque. Sì, no? C'è correttezza. Non gli stanno dando dei problemi. Calcio di punizione, allora, per il Liverpool. Sì, sul pallone, ovviamente, i soliti due. Il destro di Alexander-Arnold e il sinistro di Robertson. Tre quarti centrale, parte Alexander-Arnold, lungo sul secondo palo, di testa, mette fuori Dzeko. La palla per Thiago Alcantara, poi Konaté, lato corto dell'area di rigore, ce ne ha tre addosso Konaté, prova a girarsi sul sinistro, c'è il raddoppio di Vidal, il pressing di Dumfries, bravo Vidal a togliere la palla Konaté, rimane in possesso il Liverpool con una rimessa laterale, se ne incarica Thiago Alcantara che fa segno ai compagni di muoversi, va a chiedere palla a Firmino, Thiago Alcantara poi ci ripensa e lascia l'incarico a Robertson che va a prendere il pallone, tocca corto per Firmino, scambiano i due, poi Robertson ancora per Firmino, ruba palla Vidal, molto bene, va a cercare Lautaro, stop in mezzo a tre, Lautaro attaccato dalle spalle da Firmino, dal Fabinho, prova a lagare sulla sinistra per Perisic, molto bene, palla per Perisic, chiama il passaggio Çalhanoğlu, Perisic non gli dà il pallone perché pensa che sia in fuorigioco, allora serie di doppi passi di Perisic, che però è attaccato da Alexander-Arnold, prova ad andare fino in fondo, ottimo il cross di Perisic, Van Dijk, non esce Alisson, Van Dijk mette fuori e poi Alexander-Arnold spazza, attenzione alla corsa di Mané, c'è la diagonale e la chiusura molto buona di De Vrij che poi allarga per Vidal che è iniziato bene questo secondo tempo però dopo le critiche che gli abbiamo fatto nel primo si è un po' svegliato, De Vrij, ancora Vidal, Vidal prova il lancio a cercare Dzeko, non è male, Dzeko stoppa, si gira, scivola ma riesce a servire da terra Lautaro, ottimo il pallone per Dumfries, bella la chiusura di Robertson, poi riparte attenzione il Liverpool ora con un po' di spazio per Elliott, tre quarti difensiva, serie di finte su Brozovic, disorienta il croato, palla per Salah, largo per Firmino, Firmino può attaccare Skriniar, c'è il raddoppio di Dumfries che arriva alle spalle, gli sposta il pallone Dumfries, recupera l'Inter, poi Çalhanoğlu, buono il lavoro su Firmino, poi l'Inter rallenta e tiene palla al limite dell'area di rigore con Skriniar. Dietro per Handanovic, bastoni lì vicino, Handanovic allarga per Perisic, stoppa il croato, si avvicina l'altro croato, orizzontale servito Brozovic. Ancora Brozo, attenzione lì a tenere palla, tocco per De Vrij, lo scambio è buono, anche se un po' rischioso, ma libera Vidal sulla destra che può avanzare e palla al piede, supera la mediana Vidal. Poi tocca all'indietro per Brozo, l'Inter manovra a metà campo, Brozo si trova di fronte Thiago e allora dietro per Skriniar, si respira un attimo. Eh sì, si respira un attimo, cominciata con i ritmi di prima, Zu. Quattro palle prese da Vidal, quattro palle conquistate, Elio. Sì, bene secondo tempo inizia. Ma ha ragione, è massacrato, ha ragione Ugo, ha preso il carburante e si è rigenerato. Grande palla! Per bastoni sulla sinistra, bastoni affonda, dribbla due avversari, ah, bastoni si fa largo con il corpo, poi Perisic prova il cross, no, finta il cross, ora arriva il cross, in mezzo per Lautaro! C'è l'uscita sicura di Alisson che va a bloccare la sfera, alta. E la tiene lì, Ugo. Beh, direi la partita è sempre bella, è molto, molto equilibrata, a punizione chiunque. Bravo, chi è che l'ha fatta? De Vrij, tre quarti centrale, Çalhanoğlu, largo lunga per qua. Bastoni, servito, si sovrappone Dzeko e poi respiriamo ancora un attimo, palla indietro per Perisic, Bastoni, chiama palla Lautaro, e la palla è per Vidal, Vidal da solo! No. Prova il tocco di petto per Lautaro al posto che provare a metterla giù, però attenzione che l'Inter è ancora in area, ancora con Vidal, Vidal finta, palla sul sinistro, ne attira un po' troppi addosso, serve Dzeko sulla sinistra, arriva il cross in mezzo, la palla attraversa tutta l'area di rigore, poi esce, la recupera Mané, seguito da Brozovic
Mané prova ad andare via in velocità, c'è Skriniar che gli ruba palla, riparte ancora Skriniar, orizzontale per Ciala, sulla destra per Dumfries, posizione di cross, arriva il cross per Skriniar, miracolo di Van Dijk con il gambone alto, riesce a anticipare Skriniar che era solo davanti a Alisson, ora De Vrij si avventa in un numero clamoroso, per un attimo ce la fa e l'Inter guadagna un fallo laterale, bene, bravi ragazzi, comunque finisca, bravi, bravi, bravi. Fin qui bravi. Davvero un'ottima partita da parte dell'Inter, sotto tutti i punti di vista, bene, intensità. Bene Vidal ancora, equilibrata, senza cose folli. E il Liverpool in questo inizio di secondo tempo, fin qui, è in difficoltà rispetto al primo. La dimostrazione è che se lo attacchi, non gli dai respiro, va in difficoltà. È che sono furbi, sono bravo! Appena ti distrai un attimo. Attenzione che l'Inter ha un po' di spazio sulla destra con Dumfries che scambia lungo sulla sinistra per Perisic, lo stop è perfetto, la mette giù benissimo, il cross no! Il cross no! Il cross per Lautaro è un pochino troppo forte, non ci arriva l'Auti di un pelo, ma che sventagliata di Dumfries dalla destra sulla sinistra e il controllo di Perisic, poesia, mette il piede, tiene la palla lì attaccata al piede sinistro, ora c'è un fallo su Bastoni, calcio di punizione, mamma mia ragazzi, Dumfries, Perisic, cross, peccato il cross troppo forte, un pochino meno forte, Lautaro la buttava dentro di testa sulla linea. Poteva tirare anche guarda qua Perisic cosa fa, come mette giù il pallone, pazzesco, e poi esagera. Sì, è quello l'errore, è l'unico errore di questa azione, come Perisic dosa il cross, lo fa troppo forte. Beh, Elio, che dire, insomma, se la sta giocando alla grande l'Inter. Io te l'ho detto all'inizio, ero moderatamente ottimista. Fiducioso, nel senso sì. Che non saremmo crollati, ecco. L'ha detto prima della partita? Chi? No, è vero, vabbè. me l'aveva detto. Ha detto, sarà un bellissimo 0-0, io mi ricordo. Che pirla, è proprio Juventino. Mamma mia, Brozovic, cosa fa? Ma si fanno quelle cose? Brozovic, nella nostra... al limite del lato corto dell'area di rigore nero-azzurra, cioè prova un pallone orizzontale per cambiare lato, ma la palla è rasoterra, stava per servire Salah, che non riesce a controllare, la palla va ad Handanovic. Sta scaldando Ranocchia, ragazzi, Sanchez. Ragazzi, quello che ha fatto Brozovic in questo caso è incomprensibile. Comunque, ci è andata bene, Handanovic. È una delle cose che non si fanno mai nel calcio. Sì, passare la palla in orizzontale quando sei vicino al limite dell'area, poi, alla tua area di rigore. Lancio lungo. Evra in anticipo, Brozovic ha spazio stavolta, controlla male, perde il pallone, la recupera Thiago Alcantara. Chi arriva a rubare palla? Vidal. È un Vidal nuovo, quello del secondo tempo. Gli daremo qualche mezzo punto in più. E altra palla grande di Vidal, sulla destra per Dumfries. Ha fatto 10 minuti stupendi Vidal. Cioè qua il voto di secondo tempo in questi 10 minuti è 7 per Vidal. Adesso, ragazzi, il secondo tempo sta facendo tutto bene. 7 addirittura mi sembra un po'... Tutto bene sta facendo. De Vrij, lancio a cercare Perisic, vediamo se ci arriva il croato, sì ci arriva, e ancora con Alexander Arnold, dai fino in fondo, si dimentica un po' il pallone Perisic, ma col corpo lo tiene, e poi indietro per Ciala, che ha posizione di cross, arriva il cross di Ciala, Dzeko, poi Lautaro la mette giù, spazza Van Dijk, va bene, lancio lungo, ora Handanovic va a recuperare palla, ora stiamo attaccando tanto, De Vrij. Il Liverpool alle corde. Piglia la palla e va dentro. Ancora De Vrij. Chiama la palla sulla destra Vidal. Però la palla va a Skriniar. Ora Brozo. Posizione di terzo di difesa. Con l'esterno va a cercare i bastoni. Molto largo. E poi ancora l'indietro per Brozo. L'Inter ora rallenta un attimo e prende fiato. Adesso stiamo giocando meglio noi, onestamente. Assolutamente sì. Questo inizio di secondo tempo non c'è paragone per il momento. Poi... chiaro che la partita è ancora lunga, ma ancora Inter. Sì, Ciala bene sulla sinistra per Perisic, sovrappone i bastoni. Perisic lo serve in questo momento, va nello spazio Ciala, ma bastoni da un pallone perfetto a Perisic. Vediamo se ci arriva Perisic, sì ci arriva, arriva il cross! Van Dijk in corner, anticipa Dzeko. Dai ragazzi, dai, su. Corner per l'Inter, dalla sinistra, applausi di San Siro. Con calma Cialanoglu va a prendere il pallone. Lo sistema nella mezzaluna, intanto rivediamo, non so se la palla è uscita o no, era uscita, secondo me era uscita. Sembrava tutto pronto per il corner, no. Però va bene lo stesso, beh era lì. Cialanoglu col destro, pronto a mettere la palla in porta, in the box, arriva il cross, serie di rimpalli, De Vrij indietro per Bastoni
che prova la sassata di sinistro. Era molto difficile perché aveva tre uomini del Liverpool davanti, deve velocizzare il movimento, palla che si impenna sopra la traversa. Bella partita. Sì, qui ha provato a calciare, doveva farlo, però c'è quel movimento con il corpo che fa andare il pallone alto. Ugo, bella partita? Bella partita, sì, sono molto contento per i miei amici cugini. Claudio? Si è un po' ribaltata rispetto al primo tempo, adesso è il contrario, cioè l'andamento è esattamente il contrario. Vidal si è ripreso un attimino. Quasi come se il Liverpool non si aspettasse questo atteggiamento da parte dell'Inter, che continua, Filippo, a far girare il pallone. Molto bene, tra l'altro, ora però Van Dijk in anticipo su Dumfries. Non si fida però Van Dijk di tenere il pallone e lo sbatte sempre in fallo laterale, cioè anticipa gli avversari, ma su queste palle lunghe non si fida a tenere il pallone a girarsi, ma lo butta sempre fuori. Klopp ne ha abbastanza. Rimessa per l'Inter, zona offensiva di destra, stanno per entrare altri giocatori nel Liverpool. Ora Dzeko, cambia tutto per Perisic, limite l'area di rigore, punta Alexander Arnold in sinistro! C'è la deviazione di Konaté che anticipa, credo Lautaro, che era lì, dentro l'area piccola. Mamma mia, c'era Lautaro tutto solo, intervento decisivo di Konaté, fallo laterale per l'Inter. Ci va Perisic con le mani, vediamo se butta la palla dentro l'area di rigore. Sì, la rincorsa sembra quella, ma si avvicina a Bastoni, è brutto questo fallo laterale. Va a terra Elliott, calcio di punizione per il Liverpool. E ora si piglia il cartellino giallo, no. Perisic si lamenta per il fallo, manda a quel paese l'arbitro. L'arbitro mette subito mano al cartellino, si avvicina minaccioso. Perisic chiede subito scusa, però spiegando perché si è arrabbiato. L'arbitro rimette la mano nel taschino, non tira fuori il cartellino, si danno il 5, così si arbitra, non stabilendo un rapporto con i giocatori, non come succede in Italia. Due cambi per il Liverpool, anzi tre cambi per il Liverpool. Keita, Henderson e Diaz, Elliott fuori Mané. Quindi fuori Mané, fuori Elliott, adesso vediamo chi è il terzo. Un centrocampista, Fabinho. Quindi fermiamo, andiamo in pubblicità, 2 minuti, restate con noi. Tante emozioni a San Siro, nonostante non ci sia ancora arrivato, non sia arrivato ancora un gol, ma quante occasioni e che ritmo, Filippo. Sì, da una parte e dall'altra, l'Inter stava attaccando con il cambio di fascia di Perisic su Dzeko, pallone per Lautaro sporcato, riparte il Liverpool. E con Diaz che sta facendo, è entrato e ha spaccato la partita dalla sinistra, rientra sul destro, trova lo spazio per Alexander Arnold al limite dell'area sulla destra, poi si inserisce in area, gli dà la palla Alexander Arnold sul taglio e chiude bene Skriniar mentre Diaz stava tirando in porta. Corner per il Liverpool, se ne incarica proprio l'inglese, però Diaz ha da quella parte lì, insomma, sono entrate forze fresche molto importanti nel Liverpool. Tutto pronto per il corner, arriva il cross di Alexander Arnold, palla che rimane lì, Van Dijk la va a prendere, fuori dall'area di rigore sulla sinistra, arriva il cross col mancino e Shandanovic comodo. Nel Liverpool sono entrati Henderson, Keita e Diaz, e insomma capite che poi quando si stancano entrano altri giocatori che sono più fenomeni di quelli che escono. Ora qua sbaglia tutto Dumfries. Sì, c'è una rosa un po' lunga, diciamo. Ha una rosa un po' lunga. Leggermente. Curiosità statistica, dimmi, professore. Dimmi. Qui il Liverpool costruisce un'occasione importante in area di rigore, no? Sì. C'è il tiro in porta e Skriniar è bravissimo a tirarla fuori. Quindi non è un tiro in porta, giusto? No, perché non è arrivato in porta. Perché Skriniar... Ma non è un'occasione da gol importante. No, occasione da gol, ma non tiro in porta. Però non ne rimarrà traccia nelle statistiche. Ma non ho capito perché lo continui a... Aia, attenzione a Liverpool sulla sinistra, Thiago Alcantara. Sicuramente bravo Vidal! C'è qualcosa legato alla Juve. Questa è una battaglia mia, no? Come la costruzione dal basso, che non si può lanciare mai il pallone avanti. Del mia, perché non perché? Hanno fatto un tiro in porta su serie. Sì, però abbiamo avuto 4 palle gol, voi due. Ma c'è anche la voce occasioni, occasioni da gol. C'è la voce occasioni, perché sui giornali non la vedo mai. No, non la mettono mai, in effetti è così. Torniamo all'attualità però, Inter-Liverpool, minuto 65, si scaldano un po' tutti in panchina. Allora, si scaldano Ranocchia, Sanchez e Gagliardini. Però bisogna dirlo, io ho bastonato Vidal nel primo tempo dicendo che era lento e che non era l'alternativa, eccetera. In questo secondo tempo Vidal, in questi 20 minuti, sta giocando benissimo. Si è fatto una pinta di birra e adesso va. Perisic, no, era giusto il corridoio per Dzeko, non se ne è accorto Çalhanoğlu, che ha interrotto
il viaggio della palla. Perisic dalla sinistra, da questo pallone con l'interno mancino a giro per Dzeko, che si è buttato in mezzo verso l'area di rigore in posizione centrale. Calhanoglu stava tagliando, è nella traiettoria della palla, pensa che la palla sia per lui e quindi la va a colpire, la porta in fallo laterale. La palla era per Dzeko, infatti poi Perisic gliel'ha detto, guarda che l'ho lanciata a Dzeko, e lui ha chiesto scusa, però ha interrotto un'azione, poteva essere pericolosa. Attenzione Dias, che ha regalato velocità e intraprendenza. Skriniar gli toglie il pallone, poi voleva anche la deviazione del giocatore del Liverpool che il guardialine non gli concede. Corner per il Liverpool, ma questo Dias ha un po' cambiato le dinamiche dell'attacco del Liverpool, perché prima l'attacco del Liverpool sembrava ormai abbastanza spompato, almeno nell'uno contro uno. Dias è veloce, è tecnico. Cambi lì, è andato a rigore. Qui Skriniar è stato bravissimo, però come ci mette in difficoltà. Il nostro contro di voi. Corner. Calcio d'angolo dunque. Corner per il Liverpool. 66 di gioco, corner dalla sinistra. Vediamo un po' chi si incarica della battuta, credo Robertson. Vediamo un po'. Parte Robertson col mancino, arriva al cross, alto sul secondo palo, la conquista Vidal che è tutto solo, ora devi sbattere via. Lancio lungo col mancino, va a recuperare la palla Keita, stop al pallone, poi verticalizza, va a cercare Firmino, Vidal lo attacca alle spalle, Firmino è bravissimo a tenere la palla col corpo, poi Jordan Henderson allarga sulla sinistra ancora per Dias che mette giù il pallone, Dumfries lo controlla qualche metro, lo punta Jordan Dias, prova il tiro! Molto, molto, molto fuori alla sinistra di Handanovic. 66 Elio, fuori, non, per il momento nessun cambio ancora, neanche là davanti. Ma io fino a che reggono ti resti in questa squadra qui, perché comunque finora ha dimostrato di sapersi anche difendere bene. Cioè, in fondo Liverpool, a parte quel colpo di testa di Mané nel primo tempo e quell'altra occasione che hanno avuto, non è che ci abbiano dominati. No, assolutamente no. È una partita molto equilibrata, cioè si va da una parte e dall'altra, non credo che, penso sia 50-50 in questo momento qua. La differenza, come dicevi prima, che loro sono usciti i treni, sono entrati altri tre che vanno a 2000 all'ora. Giustamente tu pensi, deve fare sostituzioni l'Inter, ma cosa fai? Certo, l'unico è Sanchez. Beh, Sanchez è un bel cambio. L'unico. Non lo faresti, Ugo? No. Keita. Aspetterei ancora 10 minuti. Bravo Perisic, ma ancora il Liverpool, Alexander-Arnold per Dias, perché che svaria tantissimo, destra e sinistra, inseguito da Perisic, bravo Perisic, e poi c'è Calhanoglu, bravissimo, prova a dare la palla a Dzeko, gliela dà perfettamente con l'esterno, si butta nello spazio Lautaro che però è in fuorigioco, Dzeko temporeggia un po' troppo, poi c'è Calhanoglu, si fa vedere di tacco ancora per Dzeko, lancio a cercare Lautaro, dovevano dargliela prima, questa volta Lautaro si era mosso bene, Dzeko ha ritardato troppo il passaggio, attenzione che ora Liverpool ha un po' di spazio per il contropiede, con Thiago Alcantara che allarga sulla sinistra per Robertson, ancora Thiago Alcantara, mediano per Firmino, posizione di tre quarti centrale, allarga tutto sulla destra per Salah, attenzione che c'è Alexander-Arnold, preso in mezzo i Perisic, Salah prova il pallone filtrante, bravo Bastoni a capirlo, anche Salah però non perfetto nell'esecuzione, sbaglia il tocco Dzeko e allora ancora Liverpool che adesso ha preso campo con i nuovi innesti da Van Dijk, Thiago si gira e si volta, sulla sinistra va a cercare Dias per Robertson, ancora Thiago Alcantara, orizzontale per Henderson, poi Virgil Van Dijk, ancora per Thiago Alcantara, scambiano bene i giocatori del Liverpool nella mediana, poi ancora Konaté largo sulla destra, va a cercare Alexander-Arnold, va a pressarlo alto Perisic, ancora all'indietro Konaté, c'è Lautaro solo da lì in mezzo, preso tra tre maglie rosse, poi Alisson allarga tutto sulla destra per Robertson, va in pressing alto Dumfries, Robertson lo salta, guadagna la tre quarti, serve Firmino, va a chiudere, ancora Calhanoglu, poi Vidal non riesce però a tenere Robertson, c'è fallo di Firmino su Calhanoglu che aveva rubato palla Firmino, poi fallo del brasiliano, ci salva Ciala. Sì, sgambetto netto di Firmino su Calhanoglu. Calcio di punizione per l'Inter. Calcio di punizione per l'Inter. Zu, sei giudizio fino a questo momento sull'Inter, sulla partita che ha fatto? No, sono d'accordo con loro. Partita equilibrata, se l'ha giocata, se la sta giocando, con una squadra che indubbiamente è non solo potenzialmente, ma realisticamente più forte nella rosa, perché è sicuramente una rosa molto qualitativa. Sanchez. E quindi... Ecco Sanchez, Sanchez, eccolo qui. Bisogna vedere se al posto di Dzeko, che io non toglierei mai, no, o al posto di Lautaro. Spero di no. No, ma Dzeko non va mai tolto. Esce Perisic? Ah no, esce Lautaro.
Esce Lautaro al minuto 70, fuori Lautaro. Ma basta Lautaro, dai, ti prego, piantala. Ti devi guadagnare quei milioni che ti abbiamo dato. Poi non so se non li stai guadagnando. È per la sua prestazione o per la sostituzione, però insomma sono in tre. Niente, Lautaro va via, non dà la mano a Inzaghi. Non dà la mano a Inzaghi, eh? No, adesso però, sì, adesso gliela dà. Sì, dai. È Inzaghi che è andato da lui, sì. Sì, però Lautaro basta. Basta, non è la prima volta. Fai capricci da divo e non lo è una pippa pazzesca. No, non è una pippa, però deve smetterla di fare queste cose, dai. Andiamo in pubblicità, dai, 70esimo, torniamo tra pochissimo. Allora, rieccoci Filippo, in pubblicità, qualcosa da segnalare? Beh, c'è stata una buona azione, un paio di buone azioni dell'Inter. Innanzitutto raccontiamo l'ultima occasione, cross da calcio d'angolo dalla destra di Calhanoglu sul primo palo, taglia Dumfries, benissimo, torsione del collo, palla indirizzata verso la porta, fuori, non so se sulla sinistra di Alisson o forse un pochino alta, dalla prospettiva non si vedeva, però buona occasione. E poco fa invece, altra azione di contropiede dell'Inter, lancio su Dzeko che a un certo punto si trova a tu per tu con Alisson, fuori dalla rigore, con Alisson un po' fuori dalla porta, Dzeko non prova il tiro, prova il cross per Dumfries, guadagna un corner, ma forse poteva provare a tirare, anche se non era semplice. Intanto è uscito Lautaro, non so se l'abbiamo detto prima della pubblicità. Sì. Ah, l'abbiamo detto, ok. Abbiamo detto il suo posto Alexis Sanchez, che era il cambio che tutti ci aspettavamo, no Elio? Sì. L'impatto com'è stato finora? Ma, insomma, difeso un buon pallone al centrocampo, vabbè, sai, adesso poi... Mamma, Alisson, che rischio! Sul pressing di Sanchez, Alisson ha tirato via la palla in scivolata un secondo, anzi mezzo centesimo di secondo prima che arrivasse Sanchez. Rischio enorme del portiere brasiliano del Liverpool. Dicevi Elio? No, dico, non penso sia entrato bene in palla, cioè, l'ho visto abbastanza tonico. Torniamo da Filippo allora con il Liverpool. Sì, ancora Vidal che però questa volta... serve Alexander Arnold, ovviamente non apposta, in un contrasto ruba la palla al giocatore del Liverpool, ma la dà all'indietro nel contrasto, la palla finisce Alexander Arnold che ha spazio per entrare in area di rigore, Brozovic gli sporca il pallone in corner. Un quarto d'ora al 90esimo, c'è corner per il Liverpool dalla destra, vediamo chi si incarica della battuta, ma ovviamente sarà uno tra Alexander Arnold e Anderson e Robertson, e Robertson col mancino pronto a battere. Tutto pronto. Momo Salah, che bel duello Momo Salah-Vidal. Tutto pronto per il corner di Robertson, arriva al cross, steso in mezzo, gol del Liverpool. Roberto Firmino. La doccia fredda a San Siro, il Liverpool con Firmino. Ci ha messo la firma. Sì, ci mette la firma. È forse una delle pochissime occasioni in questo secondo tempo concesse, Filippo. No, mi dispiace perché... Mi dispiace perché non ce lo meritavamo di star sotto. Il Liverpool segna con un suo fuoriclasse, corner molto bello di Robertson, ottimo l'inserimento di Firmino sul primo palo, Bastoni è lì a curare ma non è che può fare niente, la traiettoria di Firmino è assolutamente imprendibile anche per Handanovic, cioè la palla è proprio a uscire, Handanovic sicuro non può arrivarci. Ma... No. Non ci può arrivare. No, colpo bellissimo. Gol è un gran bel gol. No, sì, Handanovic aveva fatto il passo di là, perché quella era la direzione della palla. Qui è proprio bravo Firmino. Bravo e poi anche fortunato a trovare quella traiettoria veloce a uscire, per cui il portiere sta andando da una parte, poi preso in controtempo, prova a riprendersi la posizione, ma ormai lì non ci puoi più arrivare. Peccato perché... Secondo me non meritavamo di star sotto, però molto bello il gol e colpe noi non ne abbiamo. Elio. Vabbè, però dai, i gol di trasferta non valgono più doppio, quindi. No, questo è vero, certo, rispetto all'anno scorso un 1-0 in casa ha un altro peso. Ma si vede comunque, voglio dire, noi abbiamo retto fino a... Ma si vede la diversità tra le due. Ma io non l'ho vista tanto oggi, sinceramente, Elio. Io non l'ho vista in questi 77 minuti la diversità. Insomma. Anzi, cioè, io ho trovato un Inter che non merita assolutamente di essere sotto. Per carità, non sto mica dicendo questo. No, però perché prima o poi loro dovevano segnare? Potevamo segnare perché anche noi. Perché sono entrati, hanno messo dentro tre giocatori, forze fresche, che erano altri tre. E lì la differenza. Hanno fatto gol su corner, hanno fatto gol. Cioè, non è che ci hanno bombardato fino adesso. E chi ha fatto? Quello che è entrato, sì, Firmino. Sì, certo. Chi ha fatto il corner? Quello che è entrato. No, Robertson c'è già dall'inizio in campo. Terzino sinistro e Alexander Arnold sono i due terzini che sono in campo. La differenza nella partita l'hanno fatta
L'ha fatta la rosa delle squadre, non c'è niente da fare. Ma l'Inter non ha fatto un gol su un corner, è un episodio, che poteva capitare a noi, è capitato a loro, dai. Cioè, no, ma finita sicuramente. Noi non abbiamo sfigurato, noi, però, scusa, a parte alcune occasioni che abbiamo avuto, non è che abbiamo dato la sensazione di poter segnare questa squadra. No? Ma come no? Ma abbiamo attaccato fino adesso, ragazzi, ma non è che il risultato può cambiare una partita. Abbiamo sparato a salve, Filippo. Vabbè. Ancora libero con l'attenzione. La chiusura di De Vrij su Diaz. Diaz, calcio d'angolo per il Liverpool. E adesso bisogna stare attenti a non aprirsi troppo, perché un 1-0 ancora ti lascia aperto il risultato. Se prendi un altro gol diventa poi difficilissimo. Calcio d'angolo adesso per il Liverpool. Corner dalla sinistra. Vediamo un po'. Riuscissimo a pareggiarla. Alexander Arnold va a prendere il pallone, lo sistema con calma sulla bandierina. Vediamo un po', 79 di gioco, partono quasi tutti fuori area i giocatori del Liverpool, c'è solo Diaz vicino ad Handanovic, praticamente nei pressi della linea di porta, ora si allontana un pochino. Tutto pronto per il cross di Alexander Arnold, il cross, una deviazione, vediamo se l'ultimo a toccare un giocatore dell'Inter. Vidal salva il pallone dall'out e poi lancia lungo a cercare Dzeko, palla però è troppo lunga per tutti. Robertson inseguito da Çalhanoğlu, poi Alisson, lancio lungo a scavalcare il centrocampo, palla che finisce De Vrij di testa, la rimette verso la metà campo del Liverpool dove c'è solo Keita, e ora Liverpool ovviamente non ha più fretta, pallone dietro per Alisson, largo sulla sinistra per Diaz che viene a prendersi la palla ovunque. Keita, ancora Diaz, parte da lontano, poi serve Jordan Henderson, ancora Robertson, Keita, scambiano i giocatori del Liverpool, tutto di prima. Ancora Robertson, si alza il pressing di Vidal, pallone indietro per Alisson, Sanchez prova ad avvicinarsi a piccole falcate, lancio lungo di Alisson, c'è ancora De Vrij di petto, poi noi verticalizza, c'è una deviazione, attenzione alla grande palla di Vidal per Sanchez, Sanchez, il cross per Dzeko, la chiusura di Thiago Alcantara, poi Perisic prova all'interno destro col piattone alto di poco sopra la traversa, dite quello che volete, ma di occasioni ne abbiamo create parecchie. Parecchie ne abbiamo create di occasioni e di azioni pericolose. Qua ci prova Perisic da fuori area e il tiro finisce fuori. Quindi non esiste. No, non esiste nei tiri in porta. No, è vero, come tiro in porta sicuramente non lo è. È un'occasione pericolosa. Ugo, è meritato questo vantaggio del Liverpool? Ma leggermente meritato, però così, per essere maligno, ma però l'Inter sta facendo una grande partita. Se non fosse la differenza, lo dicevamo prima, sta che sono usciti tre giocatori, ne sono entrati altri tre più forti di quelli che sono usciti, e quando è così poi comincia a esserci anche un calo fisico, mancano 10 minuti alla fine, per cui accusi un attimo. No, brucia prendere un gol così su calcio d'angolo. Quello brucia, dopo la partita che stiamo facendo, brucia. Sì. Ciala, il lancio per Dumfries, stavolta sbaglia Ciala. Calibra molto male col sinistro e praticamente passa la palla ad Alisson. Qua era una buona occasione perché la difesa del Liverpool è molto alta e c'era spazio per imbeccare qualcuno. Ora vediamo, il Liverpool ci riprova con Thiago Alcantara, Naby Keita, ancora per Henderson, ancora Robertson, Diaz, lato corto dell'area di rigore, c'è il raddoppio su Diaz. Pallone indietro ancora per Henderson, ancora l'indietro su Van Dijk, 82 di gioco, 1-0 per il Liverpool, gol di Firmino di testa sugli sviluppi di un corner battuto da Robertson, ancora Keita, va a cercare Henderson, poi indietro Virgil Van Dijk, ancora Keita, palleggia benissimo a metà campo il Liverpool cercando degli spazi, poi Alexander Arnold prova l'imbeccata per Salah, c'è l'anticipo di De Vrij, ma arriva come un fulmine Henderson che gestisce ancora in maniera magistrale il pallone, poi serve Firmino, serie di tocchi corti da parte del Liverpool con Salah, prova la scivolata Vidal, ruba palla a bastoni, ma c'è fallo di Vidal, si arrabbia molto il cileno, calcio di punizione per il Liverpool, tre quarti di destra, siamo a una decina di metri fuori dall'area di rigore, molto spazio sulla destra, Vidal parla con l'arbitro, e beh, il fallo è netto, fallo è assolutamente netto, sposta la palla Alexander Arnold, dire tutta la partita Alexander Arnold non sembra mai difficile, Tocco con l'esterno. Paolo Marcello. È un po' come dire tutta la sera Paolo Marcello. Beh, un po' più facile. Paolo che Alexander non mi Arnold. Sembra esatto uguale come scioglilingua. Tra l'altro in Alexander Arnold c'è anche il trattino.
Sì. Quindi devi dire Alessandro solo Arnold. Puoi dire anche solo Arnold, secondo me, te la cavi. Parte Robertson, il cross in mezzo, mette fuori l'Inter, ma recupera Keita. Ancora Robertson. Alexander Arnold col sinistro, che non è il suo piede, però il lancio è perfetto sulla sinistra. Van Dijk la mette giù, arriva Salah, deviazione, gol 2-0 per il Liverpool. Incredibile. E qua chiudiamo i giochi. 83 di gioco, Inter 0, Liverpool 2, Momo Salah. Incredibile come sia arrivato questo 1-2 quasi nel silenzio, perché non c'erano le avvisaglie di questo. E qui forse c'è anche una deviazione, però, credo. Sì, sì, c'è una deviazione, credo almeno, mi è sembrato di vedere una deviazione che ha spiazzato Handanovic. Però dopo il gol dell'1-0 è chiaro che poi gli equilibri sono un po' cambiati. È la dote delle squadre fortissime, che vanno 2-0 e non te ne accorgi neanche, capito? Cioè non è che dici adesso sei merito, no, niente, con una calma pazzesca. Hanno preso, hanno fatto due gol e... Forse neanche la deviazione c'è stata. No. Vediamo. Sì, due deviazioni. Brozovic forse. Un paio di deviazioni, Handanovic non vede partire il pallone, tiro, no, finisce in porta. Brozovic, mi è sembrato la deviazione di Brozovic, però vabbè. Peccato perché mi rimangono molti rimpianti. Un finale, pensavo, meno pirotecnico. Quindi se tu non avessi visto la partita e leggi i dati statistici e il risultato, penseresti che il Liverpool ha maramaldeggiato, invece non è stato invece così. Non è così, però il risultato, se sarà questo, è comunque molto pesante, perché così vuol dire che devi vincere a Liverpool almeno 2-0 per andare ai supplementari, quindi non è facile. Restiamo ancora con te, Filippo, vediamo se l'Inter ha la forza di reagire a questo durissimo 1-2 del Liverpool. Lancio lungo di Alisson, poi bastoni, anticipa Salah, ma ancora Alexander altro numero di bastoni che va in anticipo, poi prova a cercare Perisic, si scambiano i palloni i giocatori di Liverpool e Inter sbagliando i rispettivi passaggi, poi Dzeko si gira bene su Brozovic è costretto ad arretrare sull'attacco di Keita e poi all'indietro per Skriniar, poi De Vrij, 85 di gioco, Vidal all'indietro, attenzione al pressing di Diaz, palla non buona quella di Skriniar, allora può ripartire il Liverpool che si è rimesso a pressare molto alto, attenzione Salah in area di rigore, Salah cross in mezzo, Handanovic va in presa bassa, attenzione che gioca subito il pallone, raso terra, c'è vedissimo la partita, grazie, Vidal sulla sinistra per Perisic, stoppa il pallone, avanza, si trova di fronte due uomini, sporcato il pallone da Alexander Arnold, poi Vidal si addormenta, subisce però una carica da Keita, all'ultimo riesce a proteggere il pallone. C'è un cambio nelle file del Liverpool e credo entrerà Milner, mi pare che il 7 sia lui, un altro scarso. Sì. Anzi, netta la deviazione di Brozovic, netta, la palla stava andando a sinistra, la deviazione di Brozovic può andare la palla, cioè la palla stava andando guardando a sinistra, va a destra. Sì, completamente spiazzato Handanovic dalla deviazione. Andiamo in pubblicità, dai, torniamo per il finale e poi ovviamente tutti i commenti del post partita di una serata fin qui amara per l'Inter nonostante la buonissima prestazione. Voglio dire, questo è giusto per discutere la regola. Ma nella vita può succedere magari, di tutto. Magari l'argentino si sveglia, che ne so. Cazzi, dai, su. Ma va bene così, nel senso che l'Inter oggi doveva dare dei segnali di risveglio. Cioè, e secondo me li ha dati. A me è piaciuta. Ti devo dire la verità, anche come gioco, come è piaciuta. Facciamo gli up and down, Elio? Quindi vi dà l'8. andiamo con i voti, vediamo un po' se qualcosa è cambiato. Posso dire, questo è un 0-2 anomalo, secondo me. Cioè, perché l'Inter alla fine... Tutti hanno dato il loro, cioè il loro contributo. Poi dopo, di fronte a un avversario che è più forte tecnicamente, hanno dovuto abbassare il testone. Però io direi che non c'è da fare up e down. Qui sono, secondo me, sono, per la prestazione che hanno fornito, sono tutti up. Quindi non bocci nessuno. Con 6,5, che varia dal 7 al 6,5. Perché io premio la prestazione dell'Inter. Non il risultato negativo, capito? Questa è la mia, questo è il mio pensiero. Fai up la squadra, down il risultato. Beh, questo sicuramente. Filippo, tu invece cosa avresti fatto negli up and down? Cioè, ci sono tre giocatori che ti sono piaciuti di più e tre che magari... Ma a me sono piaciuti in tanti oggi. Tutti, se ci pensi, anche la difesa.
i tre di difesa hanno fatto male? No, signore. No, ma infatti mi sono a centrocampo c'è Çalhanoğlu, lo stesso Vidal nel secondo tempo non ha fatto male. I due migliori in assoluto, Çalhanoğlu e Perisic. I migliori in assoluto. Guarda, il peggiore, e poi il terzo Skriniar. Il peggiore è Lautaro. Peggiore è Lautaro, anche per come è uscito dal campo. Lautaro 3. Quindi uno che va giù ce l'abbiamo. Se l'era Lautaro. Dimenticato, poi ha pensato un attimo. Mi è venuto in mente Lautaro 3. Si può giocare così, prende 6 milioni l'anno e gioca come un dilettante. Quindi e poi esce dal campo e scuota anche la testa. Scusa, ma non ho capito gli app, gli hai dati tu io. Sono quelli del primo tempo. C'erano Perisic e Skriniar, che erano i tre che avevi messo su, no? La cosa è preoccupante. Ma li ha messi adesso, mi sa, eh? Sono quelli che ho detto io. Ah, ok. Credo. Sì, allora siete pensavo d'accordo. Pensavo che li avessi già fatti. No, lui li aveva dati nel primo tempo, proprio questi tre. Sì. Ah, ok. Ah, li devo fare io. Ah, ok. Non l'avevo capito. Allora sì, vabbè, ma confermo quelli che ha dato Ennio nel primo tempo. Do ancora 7 a Çalhanoğlu, perché tra costruzione e interdizione ha fatto una grandissima partita. Perisic, do 7 pure a Perisic, perché ha giocato benissimo, secondo me. E Skriniar gli do 6,5, perché ha giocato perché lo tengo un pochino sotto gli altri due. E giù Lautaro non gli do 3, però gli do 5. E sei buono, c'hai l'animo gentile. E poi va. Gli darei 3 solo per l'uscita. Perché non niente. Però basta. Gli scusa, ma come ha giocato Lautaro stasera? Male. Sì. 5, già un giocatore che comunque lo vedi. Lui non si è neanche visto. Sì, poi non vi è piaciuto il modo con cui è uscito dal campo, no? La testa, non hai toccato la palla. Scuota anche la testa. Con Inzaghi che capendo dovuto, insomma, che c'è l'inquadratura e tutto, vuole la mano, lui va dritto, poi Inzaghi va da lui a quel l'ultima punto. L'ultima volta è uscito, non so che cosa ha fatto, ha picchiato una boccettina. Beh, l'anno scorso ci fu quel litigio con Conte, clamoroso. Esatto, prima. Sì. Poi dopo il derby va a gridare a Teo Hernandez, non si sa cosa, ma per favore che stia calmo e che torni a giocare come dovrebbe giocare. Sì, diciamo che non è un temperamento tranquillo quello di Lautaro. Facesse meno cinema, se no torna in Argentina. Ha sbagliato Inzaghi, Ugo, stasera a scegliere Lautaro e non Sanchez, oppure non è quello che incide sulla stasera partita? Stasera non ha fatto cambi, per cui non ha sbagliato niente, anche perché in panchina c'aveva peggio di così, hai capito? Lui doveva provare. Non so, faccio una domanda anche a Filippo, visto chi ha le doti per poter fare anche il ruolo da centrocampista, potrebbe essere Darmian. Però andava abituata, andava allenato, andava, hai capito, un attimino farcito. Però la cosa bestiale che ho notato stasera è come la squadra campione d'Italia, che virtualmente è ancora prima in classifica, gioca contro una squadra inglese che non è prima in Inghilterra, mi pare. È secondo. No? E non c'è una differenza di mentalità, è che la correttezza in campo, non vedi mai uno che si lamenta per qualsiasi faglio, sono avanti 10 anni. Non è che lo scopriamo adesso, è un po' di tempo che in Inghilterra c'è gente che non lo sa, hai capito? È vero. Però sinceramente stasera, se io non sapessi che una squadra in Liverpool vedessi la partita senza sapere nulla, io direi che l'Inter è stata quantomeno pari, ecco, poi... Sì, sono d'accordo con te, cioè, io ti dico francamente, quando dicevo l'ottimismo, eccetera, l'ottimismo era dettato più dal cuore, dal fatto che gioca l'Inter, io è una squadra per la quale io tifo da... bisogna anche ricordarsi sempre che la Champions non è un campionato, eh. No, quindi il campionato, il torneo lungo, la squadra più forte poi difficilmente non arriva in fondo prima. Quando sei in Champions e c'è questi scontri diretti, io non mi dimenticherò mai l'anno in cui il Chelsea a gennaio cambiò allenatore, prese Di Matteo della serie. Sì. Vabbè, vieni, metti a posto il campionato e questo ha vinto la Champions. È vero. Di Matteo. Di Matteo ha vinto la Champions. Questa cosa qua. È vero, perché cioè, comunque... non devi mai dire, vabbè, gioco con quello più forte. No. Infatti per me la Juventus può fare una
con Villarreal potrebbe anche passare. No, ma la Champions molto importante. Cioè tu dici proprio vincere la Champions. Perché no? No, di squadre superiori in questo momento ce ne sono almeno 3 o 4. Però per il tuo discorso. Però per il ma infatti io dico certo. Non bisogna mai andare in campo per dire vabbè, ma vabbè niente. E la stasera è la dimostrazione, perché comunque vabbè, Liverpool l'ha vinto, però la partita è stata una giornata strana, capita a chiunque. Scusa, chi c'era su Firmino? Bastoni. Non ti convince la marcatura? No. Cioè, ha fatto... Diciamo che è stato bravo Firmino, dai, Firmino poi è stato anche fortunato. Perché... Firmino è stato bravo a spizzarla. Sì. No, poi allora è bravo a spizzarla, però poi, sai, gli viene seconda... quella traiettoria che non è... I due gol... La seconda rete addirittura proprio... Del cialli di azione. Cioè, i due gol sono due episodi, ragazzi. C'è un corner con un grandissimo colpo di testa di Firmino. Due episodi ha premiato loro. Noi li abbiamo avuti... eccetera. E non c'è stato però il problema, la differenza che c'è tra noi, che siamo comunque una buona squadra, e le grandi squadre è questo. Con Real Madrid è successa la stessa cosa, soprattutto all'andata, cioè tanta mole di gioco, tante occasioni, non fai gol, arriva Rodrigo al 90esimo, te la piazza 1-0, e quella è la grande squadra che ha i grandi giocatori. Tu sei la buona squadra che non è a quel livello, cioè non sei a livello del Real, non sei a livello del Liverpool, non lo scopriamo certo oggi, e la differenza poi negli episodi si vede. Secondo me. Assolutamente sì, effettivamente è andata proprio così. Noi andiamo in pubblicità 2 minuti, intanto arrivano anche le prime interviste da San Siro, vedo che c'è Dzeko, poi ci saranno ovviamente i due allenatori. Al rientro chiudiamo il discorso Champions, poi parliamo anche di quello che succederà domani, c'è l'Europa League e c'è un Barcellona-Napoli molto molto affascinante. Sembra quasi Champions, però non lo è. Stiamo commentando ovviamente il post partita di Inter-Liverpool 0-2, dicevamo buona partita dell'Inter, però non è bastata. Ritorno 8 marzo, visto che prima lo chiedevi, la festa delle donne. Possiamo recuperare il tedesco Gosens che abbiamo preso dall'Atalanta, che è un giocatore, una volta si è guarito ed è in condizione, può essere una bella carta da giocare, una bella arma da giocare. Quindi un po' ci credi ancora, eh? Ma sai, 2-0, cioè come hanno segnato due gol loro su due episodi, però possiamo non, segnare però anche non noi. Ti dà qualcosa in più perché è nel ruolo di Perisic. Però no, nel senso, non è sì, come il Liverpool, sì, no, tira certo, fuori certo, tre altri, certo, cioè, certo, quello certo, è comunque, certo. Non, sì, cioè, però, hai un giocatore in quel momento, è uno dei migliori è giocatori performante, quindi, certo. Quindi insomma servirà un'impresa a ritorno, però Elio io credo che comunque... Sei 45 Perisic, 45 no, cose. Certo. Chiaro, no, hai fatto... Ma sai alla fine cos'è la differenza, secondo qual è? Me, non so se siete d'accordo. In una partita come quella di questa sera, dove c'è stato l'equilibrio globale della partita... La differenza è che la squadra italiana in questo momento in Europa, cioè per arrivare a avere l'occasione da gol e giocare alla pari, deve fare una partita dove tutti danno, non tutto, di più, 10, certo. Dove sono sui contrasti, dove riescono a pressare, esatto. Dove vanno 10.000 all'ora per avere le loro opportunità. Quegli altri, gli inglesi, cioè giocano in velocità, due tocchi, cioè sembra quasi che non facciano fatica. Sì, esatto. È quella purtroppo la differenza, ma forse con anche l'abitudine a certe partite, a giocare in un certo modo con una certa al ritmo mentalità, anche perché ritmo, sei abituato a giocare sempre così. Sì. Invece le nostre squadre quando vanno in Champions, hai visto anche loro stasera il disimpegno, cioè quando partivano dietro tre passaggi ed erano lì. Poi quando tu conquisti il pallone devi costruire l'azione, quando loro costruiscono il pallone con mezzo passaggio sono già da limitare la rigore. La differenza è lì, cioè, la differenza è quella lì. Che stasera Salah non è che ha fatto cose strabilianti. No. Cioè alla fine segna, però è l'unica volta che lo vedi, forse. Esatto. Non l'ha fatto, cioè, Bastoni l'ha tenuto, direi, benissimo. Però è la squadra, è la mentalità che hanno, la velocità del passaggio. Al di là dei giocatori, della tecnica, è proprio il campionato che è diverso. Cioè, io ho visto, se tu guardi il doppio confronto della Juve col Chelsea quest'anno, cioè in casa la Juventus per vincere col Chelsea ha dovuto fare una partita tattica clamorosa, no? Riuscire a chiudersi tutti, andare in contropiede, e ha vinto 1-0. Quando è andata al ritorno là e non è riuscita a fare quella partita lì, sì, c'è stato il crollo, certo. Ma cosa manca, Elio, in chiave, diciamo, pensando alla prossima stagione?
per essere a livello di queste, di questi top club europei? Manca la qualità, cioè bisogna andare a prendere, parliamo, allora non puoi pensare il prossimo anno di affrontare ancora il campionato, io parlo di adesso campionato italiano, con Dzeko e Lautaro. Devi trovare un centravanti vero, un 9 vero. Che poteva essere Vlahovic, però la Juve ha anticipato tutti. Sì, però per colmare il gap con la Premier League non basta comprare il Vlahovic di turno o Lukaku quando l'hanno preso. Cioè questi sono un campionato dove l'ultima in classifica spende 80 milioni per comprare un centrocampista che tu non conosci neanche. Ma sai loro di diritto, tra le disponibilità che sono in Premier League. I diritti della Premier League sono oltre 2 miliardi e 200 milioni di capito? Che problemi hanno? E l'anno scorso infatti abbiamo visto una finale di Champions tra due squadre inglesi. Comincia a essere un dominio abbastanza evidente. Quindi dicevi, Elio, per il futuro sicuramente un centravanti. Devi prendere almeno due centrocampisti. Devi prendere un centrale difensivo, perché De Vrij il prossimo anno credo che saluta. Devi fare un esborso, devi fare un mercato ricco. Allora, per fare un mercato ricco tu hai bisogno di incassare dei soldi. Incassare dei soldi, allora metti pure Lautaro sul mercato. Io Dzeko lo terrei, perché secondo me può essere l'uomo giusto per lì davanti fornire palloni, eccetera. E poi credo che la squadra sia fatta. Un gradino un po' più su possa essere. Bisogna sempre vedere i due centrocampisti che vai a prendere, eccetera, eccetera. E spesso si è detto, soprattutto negli ultimi giorni, quando si facevano i confronti tra i calendari, tra un attimo lo facciamo anche noi, si è detto che la Champions poteva togliere molta energia all'Inter. Ora, non è ancora finita, Filippo, c'è una gara di ritorno, non è che lo si dice per scaramanzia, però è vero, c'è, quindi ancora te la vai a giocare. Però diciamo che, ipotizzando che l'impresa non riesca e che quindi l'Inter esca dalla Champions agli ottavi, può essere che ne guadagni nella corsa a scudetto? Competizione, che poi sono due perché c'è anche la Coppa Italia, però sì, da quel punto di vista devi prendere il pro di un'eliminazione, che è che hai la testa e il fisico concentrati solo su una competizione, e l'Inter, avendo anche pochi cambi lì in mezzo, può giocare una partita a settimana. Ma io credo, fra l'altro, scusa se ti interrompo, che fatto che l'Inter abbia superato la qualificazione in Champions dai gironi del secondo me è già un bel passo avanti rispetto all'anno scorso. Beh, questo con Conte non avevamo superato i gironi. No, erano credo 3 anni di fila che l'Inter usciva al girone, poi quest'anno è passata. Poi un passettino avanti. Ti ripeto, certo quest'estate sul mercato ci deve andare e fare un certo tipo di mercato. Come ho fiducia in Marotta, spero che lo faccia. Che lo farà, perché Ugo, una cosa che si è sempre detta è il Milan può essere avvantaggiato perché non ha le coppe. È vero. Sì, però se l'Inter esce non ce li ha più neanche l'Inter. Certo, per cui cambia poco. E se esce il Napoli non ce l'ha più neanche il Napoli. E l'Inter virtualmente, è vero, è un punto indietro, ma ha una partita da recuperare che secondo me è già in banca, ho visto io il versamento, per cui cosa fai? Le mani sono un attimo scese dal bancone. Esatto. È già in banca, a me queste frasi qui ti danno fastidio, Ma vediamo i calendari, 3 calendari a confronto. Partiamo dal Milan, che in questo momento... La Juve nel calendario. È bastato un pareggio che hanno già... L'abbiamo tolta dopo il pareggio di Bergamo. L'hanno improvvisamente messa la settimana prima e poi l'hanno tolta. È la corsa a scudetto, Zu. Allora, Salernitana-Milan, Milan-Udinese, poi il derby di Coppa Italia con l'Inter. Ma quello non conta. Poi Napoli-Milan, Milan-Empoli e Cagliari-Milan. In un mese hai un derby di Coppa Italia e hai lo scontro diretto a Napoli. Che dici? È in banca. Banca. È un bel calendario. Scudetto in banca. È in banca, dice Elio. Tutto in banca, no? Trasferta di Napoli a Cagliari. Ma il Milan. Milan cosa? Ha avuto anche un bel culetto. Invece voi no. Beh, noi nel derby 70 minuti vi abbiamo asfaltati. Poi dopo. Poi, niente. Poi le partite.
durano 90, lo sapevi o no? Lo giochi a pallacanestro con quattro. Se il primo tempo finiva 3-0 per loro, c'era niente da dire. No, purtroppo, infatti, invece, come stasera, gli episodi alla tua età non hai mai visto una squadra. Gli episodi dell'Inter non sono andati bene. Non meritare vincere. Sì, no, beh, chiaro, il calcio è fatto anche di questo. Calendario dell'Inter, vediamolo un po', rispetto a quella di Liverpool, ovviamente la prima, quella di oggi, la lasciamo perché si è appena giocata. Poi c'è il Sassuolo, poi trasferta di Genova, il derby ovviamente, quello ce l'hanno tutte e due, Inter Salernitana, la trasferta di Liverpool, la trasferta di Torino e la partita con la Fiorentina in casa. Abbiamo un calendario molto più impegnativo. Anche se il Milan a Napoli, però voi l'avete appena affrontata. È uno scontro quindi diretto, noi l'abbiamo già affrontate tutte. Quasi tutte, sì. Manca solo la Roma, credo, e la Juve ovviamente. Il trittico Liverpool, non tanto per la qualificazione, ma tanto perché comunque è una trasferta, è una partita comunque che è impegnativa, non puoi andare a fare brutte figure in Inghilterra. Liverpool, Torino e Fiorentina... fai due trasferte di fila. Anche se però dal Torino alla Fiorentina hai una settimana vuota, perché una è il 13, poi l'altra è il 20. Sì, è vero, ma non sono avversarie facili. No, certo. Cioè, stiamo parlando, Liverpool è difficile, ma non è tanto in chiave qualificazione, tanto in chiave il fatto che comunque vai non là. Non è che metteranno in mezzo, no, cos'è, la settimana della nazionale? 13-20? Vogliono quella il 20 marzo, vorrebbero. Sì, diciamo che il 20 Gravina sta spingendo per spostarla, non so quando la sposterebbero, sinceramente. Cioè, già è difficile trovare le date per i recuperi. Col Bologna. E non si sa, perché l'Inter ha fatto un ricorso al CONI e quindi passa un altro mese prima di discuterlo, certo. E poi a quel punto si va ad aprile, sicuramente non prima. Il calendario del Napoli lo vediamo dopo la pubblicità, così parliamo anche un po' delle partite di domani. Anche perché anche il Napoli, se dovesse uscire col Barcellona, e non è impossibile, e dopo si concentra non avrebbe le coppe, certo.